Ciao a tutti, intanto ciao Fabio, ciao Fabio, ciao Fabio. Fabio sta organizzando delle cose incredibili, Fabio, per il ritorno, per il suo grande ritorno. Ciao Exa, grazie Fabio. Anche voi mi mancate, sono più abituato alla mancanza di Exa, nel senso che sono più abituato a viverlo in maniera virtuale. Sarebbe bello se mettessi i warnings davanti, così magari si vedono. Attenzione, si vedono, belli grossi questi warning, per la Madonna. Aspetta che rimpicciolisco un po' i warning, dai che vabbè tutto, ma qualcuno può abbonarsi per piacere, così rifaccio il test con i warning. Vecchi trucchi. Ciao Luke McQueen, ciao Magiustra, un altro che mi manca, live. Federico della Zonga, Gianlu della Zonga, Federico della Zonga, Gianluca. Guarda che quando la tua dolce metà ti serve, guardate che la bellezza di avere un bicchiere di grappa e dei biscotti fatti in casa. Grazie Sventrapassere che si anguria. Sventrapassere 80 si anguria. Spero che il tuo nome sia un augurio per te. Konami Never Dies. Dove è Konami Never Dies? Ciao Konami Never Dies. Era meglio, posso dire che era più bello Konami quella bella? Ma che Konami Never Dies è un po' un simolo, se vogliamo. Come dire, rumore assordante. Konami non muore mai. Senti che c'è un clangore. Sembrava che stessi ringraziando la tua dolce metà dicendo grazie Sventrapassere. Chi lo sa, sai, quando non ci sono, cosa fanno queste ragazze moderne? Ciao Kenobisboc, salutiamo Fabio Kenobisboc, Fabio Kenobisboc, Bortolotti, mi tocchi gli occhiali, sono proprio il tipico average streamer di mezza età, con le cuffie, con gli occhiali, con la luce bassa, tutto sbagliato. Io che ho streamato col re d'Inghilterra, io che ho streamato. Che ho streamato con Zaza Gabor, come dimenticare quella grandissima streamata con lei e con Warren Beatty quando era ancora povero, aveva grossi problemi di alcolismo in quel periodo, ma streamavamo fortissimo. Beh, Zuma Zuma è diventato un diamante, arriva in un momento di merda, ma è pur sempre il mio primo Kenobisboc compleanno in una serata a Comodoro. Ciao Andrea, ciao a te, Umma Zuma Zuma Zuma, hype totale per voi che siete sempre the best, che stiamo tutti uniti qui, in questo momento, buslacco, bislacco, busacco, Busacchi, come la padrona di casa, della casa che dove ero in affitto a Bologna nel 93-94, in via Zamboni 48. E il campanello, se andate, potete andare a suonare Busacchi. Lei è morta, anche il marito. Sono tutti morti, ma i figli ci sono. La figlia, che era una gran donna, c'è sicuramente ancora lì. Ah, ciao Niubo, grazie Babic, grunge anche nell'orario di inizio della live. Vi sto regalando questa immagine di repertorio, come potete vedere, un'immagine di repertorio molto calda, si parla di 98-99, visto che ho trovato le vecchie foto, come avete visto oggi. Sì, questa immagine antica, questa immagine di una Trieste che non c'è più, sono a Trieste in questo momento. Sto quarantenando fortunatamente con la mia famiglia e vedete che c'è questa immagine proprio di qua dietro, sostanzialmente. Questo è un posto che non c'è più, quello che vedete, un po' come Funkmetaller che non è più una pesca, è un cetriolo e finalmente torna in live. Io, ecco, diciamo questa foto è un po'. Siamo retro, quindi perché cosa ci facevo in quel tanto luogo? E l'ora 333 diventa un ananasso, qua si sfiora l'hype train. Tipo che si arriva quasi a livello 3 di hype train, che non so cosa vuol dire, ma vediamo cosa succede. Comunque, questa è Cavana, questo è il rione di Cavana, prima della grande ristrutturazione dei primi anni 2000. Quindi, sapendo che il rione antico sarebbe stato completamente sventrato, come giustamente Newbo sottolinea, una Trieste che non ci sarebbe stata più di lì a poco. Esattamente, questa, quindi andammo dentro nelle case chiuse, abbastanza letteralmente, di Cavana e facciamo questa foto in cui non c'era però scritto arrivo, l'ho aggiunto io oggi col sì, c'è il Wolfango, vero Video Bigini, c'è quel tipo, attenzione hype train incredibile, grazie a Nuke Pego raggiungiamo il 100% di livello 2, siamo arrivati a qualcosa, hype train, chissà che cazzo è sto hype train che continuano a scrivere, non lo so,
Non lo so, quindi grazie anche a Braccio99, questi bellissimi. Perché stiamo qua a parlare? Sono 4 minuti che sto parlando, questo è quasi. E l'hype train va sempre più in alto. Ma cos'è l'hype train? Qualcuno mi dice cosa succede? Mi mandano a casa una coccarda, una mini medaglia di Dragon Quest 11, cosa mi dà? Ozio, preferisco stare in ozio che volare nello spazio ai confini con il Lazio, appunto. Wolfango, vibrazioni molto anni 90 questa sera. Noi giocheremo agli anni 90, giocheremo anche agli anni 80, giocheremo soprattutto agli anni 80. Grazie a che cosa? Grazie, ciao Belgiuzzo. Giocheremo questa sera con una cosa bellissima che ora vado a mostrarvi togliendo questa pur bellissima immagine. Dov'è? Quale sarà? Non lo so, ma se tocco questa apparirà. Ah! Play Edicola, che cos'è Play Edicola? Play Edicola è una figata, Play Edicola, perché Play Edicola altri non è, ma mi lo metto in un curioso gioco di identità, lo metto esattamente nel punto in cui è la cosa dello stream. Sto streamando con un computer del 2011, quindi forse 2010, stiamo veramente parlando di brividi, non sappiamo neanche se riuscirà questo computer ad arrivare alla fine della live o se esploderà nel frattempo, speriamo di no, perché mi servirebbe che effettivamente la cosa funzioni. Sono in una condizione di contingenza, sono con un emulatore, sono con questo, con emulatori più questo bellissimo tool uscito 2 giorni fa, o tre giorni fa. Play Edicola, che è stato creato da, lo schiaccio premendo info, io lo vedrò, voi no, da Luca Brocato. Luca Brocato ha creato questa cosa. Che cos'è Luca Brocato? Luca Brocato è Luca Brocato, e lui, è state attenti se lo contattate su Facebook a non sbagliarvi, perché ho scritto un lunghissimo messaggio di complimenti a Luca Brocato sbagliato, prendendo una guardia giurata di Roma e invece del giusto Luca Brocato, che è quello che ha creato Play Edicola. Play Edicola è questo tool. Che cosa fa questo tool? Praticamente è un'interfaccia per andare a prendere dal sito ormai nominato più e più volte da tutti noi, eccolo lì, LucaGB 1976, dice: sono io il Cristiano. Ciao Cristiano, ma ciao anche Luca. Ha creato Play Edicola. Play Edicola è un'interfaccia che permette di andare sul sito di Sovox, cioè il sito di Edicola 8-bit con le cassettine che ci piacciono tanto, e giocarle, ma non giocarle sul sito, no, giocarle direttamente in Vice, quindi con una buona emulazione. È proprio lui, è Luca Brocato. È proprio lui qui con noi, quindi ciao Luca e grazie ancora per questa cosa. Come vedi, ho cannibalizzato all'istante, vampirizzato, buttandomi sopra, perché mi sono già divertito tantissimo con questa cosa. Quindi non un vero Commodore 64, io qua sono nudo di tutto, cioè non ho un Commodore, non ho più amici, non ho più fan, vedo la gente cadere giù e posso solo affidarmi all'emulazione. Ma di colpo diventa molto figa questa cosa, perché con Play Edicola l'emulazione acquisisce un senso, la velocità, la maneggevolezza, la possibilità di guardare, grazie, this guy are sick. La possibilità di andare a prendere dove voglio i giochi da qualsiasi cassettina in tempo reale, fare ricerche usando la query, andando su Game 2000 nuova serie, bam! E potendo giocare per esempio a Sistema 2001, avere subito informazioni molto precise, sapere che per esempio è Zolo il nome del sistema. Il nome del sistema del gioco di Sistema 2001, oppure schiaccio su 7 e scopro che Ercole, il nome originale era Hercules, e so che è uscito nel giugno del 1998, e non solo, schiaccio Run e ci gioco. Non capite che è bella sta roba, cioè. Ma tanto Hercules, adesso mi è venuto un po' voglia di giocare a Hercules. Potrei anche giocare a Tiger Mission 2, ma no, giocherò a Hercules. Va che bello. Premo Run e se tutto va bene. Ah, il potere dell'emulazione. Guarda, adesso penso proprio che il nostro amico LucaGB 1976 con gioia vi dirà un link a cui scaricarlo, anzi potrà darvi la pagina Facebook che l'ha creato oggi, dove arriveranno aggiornamenti. Ora io sento un audio fortissimo, spero noi, voi no. Senti che musichetta zarras. Bello, coniglietti che passano. Io sto già giocando, tra l'altro. Pensate così. Comincia così la partita. Vabbè. Povero Ercole, si è voltato e non torna e non si gira più. Ercole sta pigliando le mazzate da uno scheletro. Non credo di partire proprio così. Intanto sto facendo delle cose terribili che voi non potete capire. Scusate, ma stavo giocando contemporaneamente con Hercules e con l'indicazione del volume del computer. Ha ricevuto un emoticon Hype Train livello 2. Grazie mille.
Perché continua a voltarsi Hercules? Perché odia la vita e odia lo scheletro? Dio, devo stare attentissimo perché sono... C'è anche mia figlia, non devo dire parolacce, non devo tantomeno nominare il nome di Dio in vano, quindi sono bravissimo, solo che devo abbassare il volume perché non capisco la mazza. Ma era solo per dire in sostanza che le cose possono partire veramente alla grande molto rapidamente. Intanto lui continua qui a fare cose, io abbasso il volume perché non sento me stesso che parla. Ah, adesso sì. Adesso sì, quindi insomma siamo riusciti. È caduta una testa di. Vabbè, un po' bizzarro questo Hercules. Grafica molto bella, ma gioco legnoso come pochi. Mi piacerebbe essere lo scheletro che è molto più veloce di me. Ah, retrotributi, ciao. Yeah, si abbona anche lui. Commodore 64 Baby Show presenta. Commodore presenta un gioco di cacca, come potete vedere. Grazie Hercules, è stato bello. Però questo è il nostro potere. Questo è il nostro potere. Dan Hero, che è prontissimo. Recensione Zap di agosto 1988, 25, se non ero, 25 di voto o pagina. In ogni caso molto bene. Ercole ha un po' Fred Flintstone, sì. Oppure Tangen. Cos'è Tangen? Tangen è Tangent. Che cos'è? Che ne so, ci clicco e lo guardo, capito? Questo è il potere di questa tecnologia che mi viene data. Il potere che mi viene data. Quindi sì, questa sera giocheremo giochi totalmente a random, sfruttando le possibilità offerte da questo programmino che invito il nostro amico a mettere, Luca, a mettere, a linkare, come preferisce, Tangent. È benissimo, il gioco si chiama Tangent, precedente, niente. È un haiku, tipo, joystick in porta 2, premere pulsante. Ma il logo di Tangent è bellissimo, tra l'altro ti fa ridere perché... I pirati hanno chiamato il nome in Tangen, perché in effetti si potrebbe anche leggere Tangen a guardarlo bene. Quindi anche se il nome Tangent funziona anche come Tangen. Tangen bambolina. Urca miseria Tangen. Urca Tangen. Tangen è tipo il tipico gioco fatto da dei psicopatici che però amano il parallasse, con gli effettini raster belli per fare tanti livelli di parallasse. Per il resto è Fasolas andato a male. Vabbè. Mamma mia, che sbrodolosas. È una roba, è un suo fascino comunque. Infatti Tangen bambolina, mi fa piacere che qualcun altro l'abbia detto perché ci stava, Va che un poco di Saxion, un poco di Saxion, sì. Sì, c'è, cioè, probabilmente posso andare più piano, posso andare più veloce. Posso premere spazio e fare cose? Metto in pausa, vabbè, è una roba. It's a thing. Vabbè, speravo che succedesse qualcosa, di colpo succede qualcosa. Vedete che c'è un radar sopra, c'è del Defender, c'è un po' tutto quello che ci piace. Ah, c'è una cosa grossa che si muove e arriva, un altro di questi pacchettoni di sprite. Un po' così, Euridium con problemi alle vie urinarie, e urinarium, potremmo dire. Ah, basta, così dobbiamo provarli, croccanti. Andrea, come mai non... come c'è, non stai usando il tuo combo 64? High Gamers House Malta. Because in Italy, I don't know if you know, but there were some issues. C'era qualche problemino con varie cose che mi costringono a non essere in questo momento vicino ai miei amati Commodori. Quindi sono in una circostanza strana, aliena, per alcuni versi molto piacevole, per altri meno. Ma sicuramente è bello anche tornare per la prima volta dopo tantissimo tempo in emulazione. Perché? Perché posso fare cose tipo questa. C'è una finestrella in cui scrivere cerca, e io scrivo cerca e volevo cercare proprio una cosa che ho visto prima. Fasolas, Stavros Fasolas. Ma in realtà praticamente, non so se lo state vedendo, fammi vedere se lo state vedendo. Sì, state anche vedendo la finestra di la query di search. Ho fatto un magheggio affinché succedesse. Vedete, ho cercato Fasolas perché dei pazzi nella collana Nova Games avevano pensato bene di chiamare un gioco il cui nome originale era Joe the Wizkid come Fasolas. Quindi andiamo a seleziona e arriviamo effettivamente alla rivista Fasolas, dove vediamo, la rivista Nova Games, era il numero del febbraio 87, pensate, il febbraio 87. Ringrazio gli amici di 12bit per questa grappa fatta in casa, distillata illegalmente, che mi hanno regalato tanto tempo fa, ma è ancora qui con noi. Ed è una bomba micidiale, buonissima. Esatto, quindi l'idea di chiamare un gioco che si chiama Joe the Wizkid con il nome di Stavros Fasolas, il programmatore appunto di, tra gli altri, Delta. Andiamo a vedere Fasolas com'è.
E dove sia Verona? È un mistero, non c'è un mistero. Dove sono? A Trieste. Fuck Lent. Suono sì, via. Direi via, F7. Eccolo qua, Fasolas. Guarda che bel tipo Fasolas. Cosa può fare Fasolas? Può morire. È morto. Joe DeWitzky prende un colpo e muore. È fatto così. Joe DeWitzky non prende l'ascensore. Joe DeWitzky muore. Avanti, così. È fatto per morire. Bello, eh? Ma scusa, se metto lei veloce, invece cosa succede al povero Fasolas? Niente, che più veloce muore più velocemente. Mi sembra un cristallo rotante in faccia, molto probabile. Grazie, Fasolas. Ma mettiamo difficile, forse è meglio. Difficile. Difficile, ci sono due clisteri. Forse uno dei più bei giochi che ho mai visto. Tanto si inceppa mentre si muove, una cosa che non potete capire. Dovete provare Fasolas per capire. Esatto, una bella domanda. La cosa bella di questo allegro programma è che il programmatore del tool non esclude... Bravo, guarda che sto avanzando. Se c'è lo scrolling, sì, guarda che scrollingone. Joe DeWitzky è in una bottiglieria, chiaramente. Dove c'è anche una lattina, a tin can. Ho finito i colpi. Il povero Fasolas adesso è senza colpi, ma può comunque morire. Grazie Fasolas. Fasulo un po' come Gargiulo. Quindi, come dicevo, il nostro buon autore Luca Brocato dice: ma a questo punto, avendo questa cosa, tu potresti fare la cassettina totale, cioè è una cassetta che su un lato MSX e sul lato Spectrum. Va bene, che problema c'è? Facciamo che colleghiamo il VICE per i giochi Commodore e un altro emulatore Spectrum per i giochi Spectrum, o un emulatore per i giochi MSX. Quindi questa è solo la primissima di quasi un alfa release, e poi possiamo aspettarci molto molto di più. Possiamo per esempio giocare a Galaton. Guarda che bello Galaton. Cosa sarà Galaton? Nome vero Infodroid. Bah. C'è anche Braccio di Ferro, ho visto in basso. Dopo devo assolutamente giocare a Famo 13. Andrea, prova Chiapapà, che è bruttino esteticamente ma c'è del gameplay. Va bene. Senti che musica, written by DNS, proprio da lui. Primo capitale, per nuovo affare, premi Fire se ok. Io premo Fire, ok, tanto ok, proprio alla vecchia. Sì, io sto premendo ok, ma non funziona un cazzo, forse premere J. Ok, sta succedendo qualcosa. Sono riuscito a far scendere la cifra. Beh, fatto bene. Beh, molto eccitante questo gioco. Comunque la prima cosa che ti fa fare è stare 20 secondi e guardare un counter che scende. Ah, Dance of the Droid di edizioni Fairmont. Oppure Robo a Gogo. Ok. Destinazione Monitor. È un gioco interessante. Penso che sia un androide che balla sostanzialmente. Voglio morire. È stato molto bello e completamente incomprensibile. Ma la musica era molto bella. Vediamo cos'è Braccio di Ferro. Ah, Braccio di Ferro è effettivamente Braccio di Ferro, ma non in quel Braccio di Ferro, è Blood and Guts, va bene. Allora, c'è anche un gioco, dice Bici. Bici, non mi dire che lo conoscevi, perché non ci credo. Push button, svuotiamo i joystick. Ok, vado. Go. Chi sono? Cosa devo fare? Ho vinto. Grandissimo. Mi caga in testa. Perché? Perché mi caga sulla pelata? È terribile. Guardate le ombre che belle, però. Zio Max 75 lo conosceva. Veramente strano. Se no che lo conoscevi, strano. Prendete, devo smanettare. Sto smanettando.
Sto smanettando, sto smanettando, sto smanettando. Guarda un po', stavolta vinco io. Stavolta vinco io. Stavolta vinco io. E stavolta ho vinto io. Grandissimo. Ho vinto io, benissimo. È stato bello, gameplay appassionante. Io sto giocando tra l'altro con questo joystick, ragazzi. Questo. Pensate che sventura. Un vecchio joystick ingiallito qui da anni. Ah, intanto qualcuno si abbona, che gioia. Chi è? Che cule, ciao che cule. Ciao che cule. Beh, ditemi una parola qualsiasi. Cosa? Pensavi? E invece? Ah, niente, c'era Annalisa. Che sentiva un suono sinistro, tipo clic clac 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 clac, e pensavo che fosse la lavastoviglie che non funziona. Pensavo che fosse la lavastoviglie che si era inceppata, invece ero io che smanettavo come un mone, quindi è venuta qua ridendo. Allora, diciamo figa, ok, figa mi piace, cioè nel senso, non c'è nessun risultato trovato per questa corrivissima ricerca. Scoiattolo. Non c'è neanche scoiattolo. Ora, c'è una cosa da dire, che in realtà in alcuni casi ci sono casi di giochi che ci sono solamente in versione tap. Cioè questa interfaccia permette anche di schiantare i tap, sia mandarli fuori per farli caricare un vero Commodore con interfaccia apposita, sia per mandarli al Vice per giocare con il Vice, quindi però caricando il tap. Allora, qualcuno dice Arma. Aspetta, vediamo un attimo, ce ne sono tanti. Qualcuno gioca a furbo. Qualcuno gioca a furbo, vediamo, tipo per esempio Quarantena. Non c'è, Quarantena purtroppo non c'è. Cioè purtroppo ce n'è già abbastanza, direi. Asprantesico non c'è nemmeno. Virus potrebbe esserci. Oh, Virus. Abbiamo ben tre giochi. Hungry Pack, Virus the Breakout Error, che mi sembra molto sfizioso, Murro e Pallini, che è Virus the Breakout Error, o Murro e Pallini. Lo chiamo come Hungry Pack o come Murro e Pallini, esattamente lo stesso gioco. Esattamente lo stesso gioco. Giochiamolo come Murro e Pallini, dai, più nostrano. Solo i PRG si possono trasferire via audio al C64 reale. Ah, grazie Luca GP, non ho assolutamente provato, quindi non... Ah, che figata, comunque molto molto bene. Uno tortura puro muta male, dice Luke McQueen. Ma ho fatto partire, non ho fatto partire una mazza, scusate, facciamolo partire. Zack. Zack. Ah, quel bel impasto che ci piace. Muro e Pallini, guardate che scritta sexy. Che musica crostolosa. Metti una moneta, se sai come farlo qui. Mi piace questo ammiccare. Metti una moneta, se sai come farlo qui. Cosa vuol dire se sai come farlo qui? Cosa vuol dire metti una moneta se sai come farlo qui? Ma che cazzo? Se sai come farlo qui, eh? Ho messo una moneta, corri veloce. Ah, in realtà sta giocando da solo. Fa schifo sta roba. Già il gioco. Vabbè, no, scusate, ma non si capisce una mazza. Provo a far partire l'altra versione che si chiamava, avevamo detto, Hungry Pack. Quindi lo stesso gioco fatto da altri pirati nella cassetta Formula, la Madonna, Formula 64 numero 61. Vediamo come si presentava Formula 64 numero 61, con che introduzione magniloquente. Se c'è prova col 5, come il mame praticamente. Guarda qua che sciccheria, Logica 2000 presenta, cassettine che volano. Cosa presenta? Ah, grazie, che culo. Adesso ho capito che ero il Pac-Man. Non capivo una mazza. In questa cassetta sono contenuti i programmi integrativi del manuale. Come no? Che propongono esercizi ed esempi pratici di programmazione. Bello chiamare i giochi pirata esempi pratici di programmazione. Ad essi verrà fatto puntuale riferimento nel corso delle lezioni, in quanto risultano una dispensabile complemento alle stesse.
prova un po' di relax con i seguenti giochi. Ora spegni il computer e ricarica il primo gioco. Stronzo. Va bene, carichiamolo, adesso ho capito. Ciao Chiavic. Premi fuoco. E questo è partito subito, quindi c'era qualcosa di strano dall'altra parte. Io sono effettivamente il Pac-Man. Avevi ragione tu. No, è bellissimo, è bellissimo. Oh, sto male, è bellissimo, un capolavoro. Grazie ancora una volta che Cule è la chiave di volta per capire come si gioca. Poi comunque muoro, ma... Che idea bizzarra, però avanti anche, se vogliamo. Un'idea che mi ricorda, se vogliamo, del cristianesimo. Mi ricorda... Ciao, Sara the Sad Beach! Ciao! Ciao! Ah, vediamo se riesco a finire uno stage di questa appassionante avventura. Posso anche andare via? No, non posso andare via. Esco dall'altra parte, ma per una B. La B non fa niente. Bellissima come idea, c'è un gameplay del Christ, bellissimo. Mentre Wellone sta facendo avanti e indietro in casa sua su diretta in Instagram. Vabbè, non so cosa preferire, se me come un disperato qua o lui come un disperato là. Falinovix. Così. Premi spazio, scusate ma mi sta appassionando. Premi spazio, premi fuoco, ma che è? Allora, almeno mi fa mettere il credito come l'altro. Strano, proprio questa roba che sono tutti messi così. Chissà se secondo stage combatto contro Ghost and Goblins, per esempio, non potrebbe essere. Ah, lì si blocca, sarcazzo, perché? Attento, capì, attento. Faccio del mio meglio. Non riesco a uscire di là, perché? Ah, ma c'è anche il tempo! Ma è un gioco pazzo, però, eh. Sì, ma non può essere così poco il tempo, però, cioè... Ma dai, che trollatas. Da capo. Così. Attenzione, sento una grande vibrazione, ma non la vedo perché ho nascosto tutto. Un raid di 5 persone, ragazzi, ciao, 5 persone. È bellissimo che in questa serata un po' così bizzarra in quel mondo varotoli abbiate deciso di guardare me che gioco un gioco di murdo. Quindi lo togliamo, comunque molto bello. Buonasera, c'era anche Electro Force e Control Force. Mi piace questo doppio Electro Force e Control Force. Proprio non abbiamo più idee di niente. Vediamo cos'è Control Force, così. Da numeri a caso di riviste a caso. Come vado come Babbage distopico, Dan Hero? Sono sufficiente? Il Dark Souls dei giochi in cassettina. Fuoco, anche qua. Sono molto laconici in questa cassettina. Però era la fine delle cassettine. Grado 1, ok. Sono pronto. Oh là là. È tipo Missile Command della tristezza, va bene. Ok, tutto chiaro. Va bene. Bello, astronavi che driftano di brutto. Che senso ha un'astronave che non mira completamente? Mamma mia, è una delle cose più brutte che io abbia mai giocato oggi. E una giocata già di abbastanza brutte, eh. Fette di tramezzini di salmone o fragole in sezione. Mandala di Yggdrasil. Altri gettoni di merda che comunque non passano quasi completamente. Ho fatto 100 punti, wow. Wow, man. Se becchi tutti fai 100 punti, anche citando. Mi piace anche lo score che non si riesce a leggere completamente quello che c'è scritto, almeno non alla mia età. È un po' come vestito blu, vestito bianco, non capisco niente. Siamo a livello di 911 tag e sports. Vabbè, questo era abbastanza, insomma, faceva abbastanza cagarissimo. A questo punto proviamo l'altro, Electro Force. Magari Electro Force invece è bellissimo. Oddio, gli impatti mandano la Color Matrix in Airesa, eh. Che sciccheria che vuole, o forse no. Oh, questo mi piace. Comunque c'è del Defender anche qua. Weirdly Software. Sto per vomitare. C'è lo scrolling veloce. No, vabbè, è fantastica sta roba. È lo scrolling dell'orrore. Ma, cioè, quando... Ma mi uccide quello, tra l'altro? No, posso prenderlo. Devo prendere le prese della luce. Non si sa perché esattamente, ma devo prenderle... Vabbè. Forse non devo prendere. Non si sa.
È la roba, però un po' bardà. Grazie, grazie. Questo è Electro World, ve lo consiglio assolutamente se volete Carbonella. Vediamo il numero 106, pensate, è arrivato a questo livello, livello 106, Formula 64. Quali sono stati gli ultimi giochi di Formula 64? Questa specie di Aster Wars. Questo gioco è come prendere con un solo schiaffo in faccia a Eugene Jarvis e Archer Merlin. Guardate questo invece. Questa è tipo roba fatta, tipica roba demo totale. Con roba che scomparti, puoi muovere solo a sinistra e a destra. Secondo me non puoi neanche morire, tra l'altro. Sì, invece puoi morire, vabbè. Bella musica però. Sì, esatto, Gavratt, anzi Iaci. È tipo un minigioco di Lazy Jones da solo e brutto, però con una bellissima musica. Doveva arrivare anche qui, quindi ci salutiamo così con questa trasmissione. Sì, veramente bello, veramente bello. Power Dragon. Cos'è Dragon? Ah, ma Dragon mi sa che era tipo bello. Non mi ricordo cos'era, ma era tipo bello. Ah, DJ, ready? Ma questo è famosissimo, dai. CJ Elephant Antique, cos'è questo? Come si chiama questo? Carino, questo qua è famosone, dai. DJ Puff. Puff, tra l'altro, un omaggio a Puff the Magic Dragon, il famoso brano di Peter, Paul e Mary, come dimenticarlo. Beh, carino, dai, cosa devo dire a questo? Cioè, leggerissimamente di New Zealand Story. Ed è chiaramente prezzemolo The Official Game. Se avessero saputo, i pirati avrebbero potuto fare un co-marketing con i ragazzi di Gardaland e diventare ricchi, spacciando questo gioco per loro, dicendo: abbiamo fatto un gioco su prezzemolo, se volete lo vendiamo a Gardaland per 25.000 lire a gioco. E tutti i bambini vorranno, invece che a t-shirt di prezzemolo, il gioco che in realtà è il gioco pirata della minchia. Ah, caramelle. E adesso finalmente ho sparato fuoco e sono morto. Senti che bella, questa è molto tardi, questa è una rivista tardissima, ragazzi. Guarda che roba, Moai. Ma dove vai se il Moai non ce l'hai? Guarda che belli sprite anche, guarda che bello quello sprite. Siamo a livello di Sun's Journey come tipo di sprite. Bella musica. Musica di fan di Hubbard che però ha giocato anche giochi Taito, mi sembra giusto. What's the title of this Taito game? Poi anche, vedi, corretto, Interracial, prima abbiamo affrontato un nemico rosa, adesso affrontiamo un nemico nero che ci rilascia una bellissima mela. Piace, piace, l'uva, ma guarda che carino che è. Guarda come muoio con uno strunzo, strunzo! Mi riposiziono nel posto giusto, dato che esistono tutta una serie di mosse che posso fare che non ho ancora capito come, tipo tirare bombe. Titi, tua zia è caduta mentre andava in un bordello. Vabbè, è proprio bello, quindi segnatevi questo nome, abbiamo trovato un gioco bello. Questa è la grande notizia di DJ Puff Volcanic Capers. Amazing, molto molto tardi. Ma c'è anche Smash, non vorreste vedere Smash che è un bruttissimo clone? Scimpanzé, Bangers and Mash, questo mi dice cose. La musica, siamo sinceri, è Zarrillo Commodore 64, assolutamente. Quella mellow che non fa male a nessuno. Anche se l'ultimo Zarrillo spacca, eh. La morte della caduta è un errore di design, Iaci, sì, beh. Sì. Wow, guarda che scrittone hanno fatto. Premi fuoco. Posso saltare velocissimo, si vede che è un gioco avanti, quella voglia di fare un gioco un po' NES. Ed è tipo giocabile, sta a vedere che in realtà c'è un'epoca che io ignoro del Commodore 64 piena di giochi bellissimi, c'è l'epoca tarda. Sì, è Danilo, ma Acuminato si scrive con due C o con una? Questa è la mia grande domanda in questo momento.
Attenzione, sento un profumo di musica bellissima. E gatto sul tubo che ci starai dando con 882 persone. Attenzione, signori, 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 signori. Bella ba, bella raga, bella a tutti. Un'emozione fortissima essere qua a giocare a Bangers Mash mentre 800 persone arrivano a raidare. Una sensazione un po' strana, se vogliamo, perché questo è uno dei giochi più strani che la Kenno Beachball ci abbia mai messo. Io vi ringrazio tantissimo. Bella di padella, bro. Bella di padella. Purtroppo il mio amico Gorilla ha avuto delle vicissitudini, quindi adesso ha dei problemi con un fantasma, però per il resto va tutto bene. Continuo nel mio proposito di distruggere la natura. Pensate, lo scopo di questo ragazzo è distruggere la natura, cioè lui vive per mangiare banane e distruggere tutto quello che può della natura e a volte anche profanare tombe. È un altro hobby che ha lui, cioè quando vi capita un gorilla che profana tombe, secondo me è molto bello. Profanare tombe, no, non è molto bello profanare tombe, ma è sicuramente molto bello spingere via gli scheletri con le bolle mentre un fantasma arriva. Se spingo anche il fantasma, se solo avessi l'autofire. No, tu devi distruggere la natura e uccidere i morti. Vabbè, è andata così. Sentite quanto è inglese tutto questo, c'è del Benny Hill. Bene, cosa stiamo facendo per voi ragazzi, a 800 persone che spero siano già diventate 50 perché siete scappati a gambe levate mentre il gorilla profanava i morti mangiando banane? Ma non è un problema, perché io sono qua con della buonissima grappa fatta in casa, quindi ringrazio la mia terra che mi dà tutto questo e abbiamo tutti i giochi su cassettina che potete immaginare, quindi possiamo andare a caso e cercare cose completamente a caso, cercando sillabe tipo bra. Se io cerco bra troverò tutti i giochi che hanno dentro la parola bra, tipo Abracas, che in realtà è Avenger, oppure Algebra. Algebra 1 mi eccita abbastanza, devo dire, è una roba abbastanza tosta, eh. Scusa, giochiamo ad Algebra 1. Quando ci ricapita di giocare ad Algebra 1? Algebra 1. Editoriale Video presenta sperimentazione di algebra. I monomi. Somma di mononi. Mononi, allora. 2. Scelgo 2, fine lavoro, a posto, grazie, è stato molto bello. Questo è il vantaggio degli emulatori, per una volta, poter cambiare i giochi. Guardate, Spartacus che è sempre Hercules. Questo qua è bello, questo qua è bello. Questo ha una palette inquietantissima, Crazy Paving, è una palette così brutta che lo voglio provare subito. Questo fantastico launcher, Gabriel Domino, è appena uscito, abbiamo in chat tra l'altro l'autore. E ci permette per esempio di giocare a questa cosa bellissima, questa cosa, forse cosa un po' eccessiva. Adesso ho preso un rullo, madonna quanta palta veramente esiste per Commodore 64, cose incomprensibili, segnali alchemici, cose che si aprono e si chiudono, cancelli gotici, io bailo auto. Il gattista che non conosce Kenno Beachball è in realtà un cane, fermi qui. Il gattista che non conosce Kenno Beachball, what? Sa che bra, dicevo, sto giocando con bra. Chess Algebraic, questo sembra un nome molto bello. Chess Algebraic, no? Cioè, quindi un po' chess. Bradin, sempre con gli scacchi, ma che è? Perché? No, sembrano scacchi, ma non sono scacchi. È tipo scacchi, ma non è scacchi. Braccio di ferro, Bracchino. Bracchino non è male. Bracchino, tra l'altro, sembra quasi un bel gioco. Vediamo che cos'è. È Oggi Doji and Doji Daddy. Adesso è una roba Anne Barbera triste, ma anche bella. Super Macrom, cos'è Super Macrom? Super Kid in Space, mamma mia, sono troppi giochi da provare. Esatto, ciao Rosco, dice Rossi, Commodore quella macchina, stiamo giocando col Commodore 64. Super Macron, signori, grandissimo Macron, eroe nazionale, non nostro, la tavola di oggi. Super Macron è proprio questo, eccolo qui, lancia il missile, lancio i miei razzi nel cosmo, salva il mondo, Macron che deve salvare il mondo, vediamo. Eccolo qui, atterraggio, vai Macron. Sì, ben atterrato. Grande. E adesso Macron si prepara all'attacco. Eccolo qui, il nostro amico Macron. È proprio lui, se guardate quel profilo francese. Occhi di bosco, profilo francese. Macron non riesce nemmeno a fare un salto così. Tipo, Macron proprio non ce la fa. Proprio tira le bombe. Macron, le bombe rimbalzano. Ma Macron non riesce a saltare più in alto di così. Fa ridere, ma è così. Macron, Cristo! Distruggi meno tuo missile, fai qualcosa, Macron. Premi spazio, Macron. Switcha joystick, Macron. Non succede niente. Macron
È una metafora politica veramente pazzesca, se ci pensate. Una metafora politica incredibile. Lui è atterrato qua con un'astronave incredibile, può sparare bombe pazzesche, come potete vedere. Ne ha tantissime, tra l'altro, ma non può superare questo gradino. E questo è il motivo per cui la Francia poi si estinse per colpa di Super Macron. Va bene, grazie. Però c'è anche Celticox. Celticox, che è un gioco fatto con lo Shoot'em Up Construction Kit. Ora, questo è un genere dei giochi fatti con lo Shoot'em Up Construction Kit che sono un po' un problema, no? Perché possono essere molto belli o anche molto brutti. Sono fatti con un editor che era molto famoso all'epoca, che voi tutti conoscerete, ma voi però non potete parlarne mentre mangiate i biscotti di pasta frolla fatti in casa. Invece sì, molto buoni. Eccoli qua, qui sono un po' tutti uguali i giochi fatti col Seuc, ma spesso si trovano delle piccole chicche, delle piccole perle, delle piccoli capolavori, come per esempio questo. Non è, anche se la grafica non è malvagia, tutto sommato. La grafica ha un suo perché. Dai, per essere un gioco Seuc dell'epoca, senza hack, non è male. Tu sei praticamente una specie di bara cattolica sottomarina, con una croce però rovesciata, e dei punti impossibili come questo, che però in realtà sono riuscito a passare, non so come ho fatto, Dio lo sa. Sono morto. Ci faccio, vabbè, è così. Non è male per essere Seuc, dai. Per essere Seuc dell'epoca, considerate che non è un Seuc, appunto. Però, niente. Minicalcio. Minicalcio mi fa una tristezza terribile. International Fair Side Soccer. Simonillo, ho detto anche Pot Panic. Simonillo. Abbiamo questo gusto per questi nomi folli. Era il gennaio 93, pensate, quando usciva questa cassetta. 93 stavamo ancora a giocare a Simonillo, che è tipo un laseratore. Crookse. Helicox, un altro gioco fatto con lo Shoot'em Up Construction Kit, piano inclinato mi intriga. Puffare, dice Dino Saur. Piano inclinato, guardate che bella titolo tutto sminchiato. No, 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 ma cosa stiamo dicendo, ragazzi? No, no, raga, ma che è? Ma che figata è? Peccato che è impossibile giocarci. Perché lui c'è questa pallina. Ecco, ah, è folle, ma è di una bellezza inaudita sta roba. È un Commodore 64. Guardate che effetto prospettico pazzesco che hanno fatto i ragazzi. Ah, ma io posso attivare le porte. Attenzione. Wow. No, fantastico, fantastico. Bellissimo. È bellissimo. Ma il suono? È fantastico. Guarda, ti dai punti sulla base di quanto hai fatto senza morire. No, raga, ma di cosa stiamo parlando? È un capolavoro? Non sono pazzo io, eh. Esco dell'SS sul terreno. Vabbè, però sempre a cercare il pelo nell'uovo anche tu, eh. Dì, è difficilissimo però. No, sono delle Z, dai. Vai. Come ti mostra lì. Ma guarda, ha un gusto estetico pazzesco. Tra l'altro anche effettivamente l'inerzia quando fa le curve, cioè è folle. Per niente. Beh, esatto, guarda, che cura, è per nientissimo frustrante. Non riuscivo a giocare. Il programmatore sua zia, quella grandissima campionessa di piano inclinato. Ah, no, ha tra l'altro anche le diagonali, cioè non ha. Non è a quattro direzioni come pensavo, è proprio super analogico. Cioè, è Monkey Ball prima di Monkey Ball ingiocabile. Questo è quel tipico errore che se avessi fatto giocare tipo almeno a due persone invece che solamente a lui e alla sua fidanzata nota masochista di Surbiton in Inghilterra, avrebbe scoperto che il gioco in realtà era ingiocabile. Quindi l'avrebbe potuto fixare suo zio. Bellissimo. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Guarda, è bellissimo questo. Tilt è il titolo originale. Dio, che bello. Grande Waride, palle, palle, banane. Esattamente. Quanti video ho, tra l'altro? Infinite. Ma dai, in tua zias. Non so cosa sta succedendo, però continuo a poter fare un sacco di partite, va bene. Dio, basta, basta perché finisce che bestemmio e non è carino.
Praticamente il minigioco con Wiimote di Zelda Twilight Princess, però tipo nel 91, forse gioco anche prima. Che chilometri impossibili, questo è un grande classico, la Space Race, me lo ricordo, chilometri impossibili. Penso che stavo anche per comprare l'originale, poi Robocop 2 no. Puffare. Puffare. Che meraviglia. È un nuovo front-end in Sano Legdrano, si chiama Play Edicola, ha appena aperto la pagina l'autore, quindi cercatelo, lo scaricate gratis e si connette direttamente a Sovox, quindi dopo questa trasmissione avrà un calo di banda mostruoso, perché ovviamente... Ciao Nustru che si è abbonato, grazie Nustru, grazie per esserti abbonato. Allora, Puffare non è un'idea di ATP, ma in realtà è un gioco che si chiamava Smurfenzwei, credo. Ed è un gioco praticamente orribile, però bello. Billie Jean, not smile. Intanto perché giocare a Puffy. Buonasera, pezzo di nero. Stiamo giocando al clone per Commodore 64 dei Puffy del ColecoVision. Però un po' più brutto. Guarda che si abbassa, che è praticamente come se non si abbassasse, sto imbecille. E si schianta indietro sul cancelletto di casa. Però con Billie Jean, perché se la musica cazzo c'entra? Questa è una bellissima domanda. Però ci sta sempre. Pensate che io ce l'avevo senza musica, avevo una preview del gioco pirata all'epoca e non aveva nemmeno la musica. Quindi quando l'ho scoperto che aveva Billie Jean in sottofondo mi è un po' esploso il cuore. Ci siamo. E adesso il gioco è scritto tra l'altro in Basic, la grafica no, ma il gioco è scritto in Basic. Quindi qui rallenta bestia perché devi cominciare a fare delle cose micidiali. Billie Jean, che può fare? Senti, sotto cosa fa? Grandissimo Luca GB, che è l'autore, 1976, che specifica che si chiama Play Edicola e lo potete scaricare al sito Facebook che vi ha dato. È una cosa con cui sto giocando da 2 giorni come un cretino, tanto che ho detto: ma scusa, ma perché non semplicemente non ci faccio uno stream sopra? Non volete sapere cosa ha fatto Michael Jackson ai Puffi? E vabbè, è una battuta che purtroppo dobbiamo accettare. Ma senti comunque la musica che ci prova. Tries too hard, maybe, but tries. Vediamo se riuscirò a salvare la puffetta, quella maledetta puffetta. Senti cosa fa la musica. Quasi quasi dungeon synth, qui. La musica sfuma. Dopo gioco anche i Beatles, veramente. Una latenza che non potete capire il gioco, cioè non ha senso, tipo tanto è latente, è proprio latente, ha una latenza latente, ma io ci voglio credere e voglio andare a salvare la puffetta e lo farò. Ciao Padre Puyo che si è abbonato per 6 mesi proprio mentre forse riesco a salvare la puffetta, eccola lì, guardatela. 6 mesi ancora non mi sono rotto le balle di voi, grazie Padre Puyo, ma neanche noi di te e del tuo spirito. Vediamo se becco lo spigolo. No, ce l'ho fatta. Grado 13, round 1. No, sono morto! Sono morto! Sono spigolo in faccia! No, vabbè, Francesco Bici, su Coleco era un capolavoro il gioco, con tanto di generazione procedurale delle colline nel secondo stage e nella grotta. Era è un capolavoro incompreso. La gente lo cita spesso come un brutto gioco. Puoi ordinare per anno. Beh, sì, nel senso che se io scrivo bra, vado a cercare una roba abbastanza avanti, tipo supplemento di gamma, seleziono, muovendomi a caso, trovo una roba del 92, per esempio. Ma probabilmente se vado sotto, qui potrei trovare roba anche 85, ma molto, molto presta, 90, 90. Queste sono collection molto grosse, spesso le collection grosse hanno
uscite anche molto tardive, tipo Top 100 dell'88, Big 100 dell'87, Coin Hoop del 91, dove puoi giocare a Verminax, ma anche a Gnammi, Gnammi che altro non è che Super Pac-Man, pensate un po', anche Super Pilota, che è Super Monaco Grand Prix. Sai che non ho mai visto Super Monaco Grand Prix per Commodore? Cosa sgranocchio? Padre Puglia, sto sgranocchiando dei biscottini di pasta frulla fatti a mano dalla mia signora e padrona, che mi domina, ma mi nutre. Beh, merda. Così, questo era Super Mona GP. Vabbè, ora capisco perché non ci ho mai giocato. Pensate, avrei potuto spendere 12.000 lire per comprarlo, invece lo posso uccidere così e giocare piuttosto a Uccellacci. Uccellacci, Uccellacci butta bene. Ovviamente non sono giochi recenti veramente questi, sono delle collection uscite di recente. Laser Tag, come no? Parallelando mi affascina molto. Vero titolo Balsta Sleppet. Attenzione che stiamo per scoprire un nuovo capolavoro. Qui con DJ Bizbo ci a provare i giochi di Commodore 64 che non conosce nessuno, neanche chi li ha programmati. Quanti giocatori? Uno. Mi piace il fatto che usa solamente metà schermo. Io sono la riga in basso, se ve lo state chiedendo. Devo cercare di bloccare, ovviamente. Che stile, però, posso dire? Mi sa che il ragazzo si è fottuto. Guardatelo, sta morendo, papapero, papapero. Grande, ho vinto. I'm sorry, but you're dead. Ah, si può anche accelerare, sono morto io. Ma posso anche accelerare! È bellissimo, che stile qua, siamo dalle parti di Arezzo, eh. E musica giustissima. Ottimo da giocare in due. Ya ci si riesce a ricordare questo gioco. Da giocare in due, forse non questa versione proprio, ma. Si è morto, amico di nuovo. Umano 3, Commodore 2, bello che faceva combattere contro il Commodore, letteralmente. No, questo è un filo pixel perfect del fastidio, comunque, se posso dirla tutta. Come siamo? 5 a 3 per il Commodore. No, mi piace questa cosa. Suka! È che tu non riesci ad avvicinarti a un pixel rispetto alla fine, lui sì, questa cosa è totalmente sbagliata. Intanto si uccide da solo, è un cretino, guarda. Forse. No, invece sta sopravvivendo questa regione, mi è una noiosissima. Siamo 343, oppure il mio contatore è sballato, oppure che siamo 343 persone a guardare dei giochi a caso del Commodore 64 guardate Star Wars, Galassia, dai, giochiamo a Star Wars su Commodore 64. Vediamo che versione era. C'erano due versioni di Star Wars, una della Domark e una invece dell'Atari. Vediamo quale versione è questa. Erano due. Questa potrebbe essere quella della Domark. Vediamo, facciamo un confronto. Aspettate. Facciamo così: mettiamo Star Wars e cerchiamo tutte le versioni piratate in edicola di Star Wars. Quindi troveremo sia la versione della Domark, presumibilmente, sia la versione della Atari. Allora, vediamo un po'. Questa sembra uguale a questa. Che sembra uguale a questa. No, queste sono diverse. Queste sono diverse. Ok, ci sono due versioni. Una è questa, Black Vader. Poi invece c'è Blue Fire, che sono leggermente diverse. Io credo a naso che tutti avevano preso quello della Domark, anche questo che non c'entra un cazzo, tra l'altro. Però mi sa che Black Vader è quello Atari. Andiamo a vedere. Allora, Black Vader è uscito su Logica 2087. Allora, state cantando sui balconi? Suppongo di no. No, non stiamo cantando sui balconi, stiamo confrontando due diverse versioni. Due diverse versioni di Guerre Stellari, una della Domark e una dell'Atari. Quindi questa mi dice che è dell'Atari. Darth Vader, Executor, ricerca ribelle.
Ma questo non è, ma no, ma no, ma no, ma questo non è Guerre Stellari, signore, questo è The Empire Strikes Back. C'è stato un misunderstanding, devo dirlo a Sovox, c'è un errore nella nomenclatura del gioco, perché questo qua è The Empire Strikes Back e non Star Wars. Niente, quindi Big Delusion, sono un po' basito da questa cosa, ho trovato un errore nell'incredibile, ringraziamo l'incredibile. Oasi, che cos'è Oasi? Oasi. Cos'è Oasi? Andiamo a vedere cos'è Oasi. Oasi di Michele, Beppe e Marco. Questa è la cosa bellissima di questi giochi. Che trovavi il gioco Oasi di Michele, Beppe e Marco, programmato tra l'85 e l'88. Allora, cataloghi, copyright, giudizio sul soggetto, agenzia Intrallazzi, accoppiamenti del secolo, come inserire i dati. Ma che cazzo è sta roba? Accoppiamenti del secolo, 5. Coppie maschili, coppie femminili, coppie miste. Cosa vuol dire coppie miste? Coppie miste, 3. Io conosco quel Beppe, dice, guardi, mi sta inquietando. Non so cosa sia questa cosa. Veramente buona. Ma che roba è? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo, ma siamo finiti in una situazione in cui, please a moment. Sto per warpare con l'emulatore, sento profumo di capolavoro anch'io. Sto per warpare con il potere dell'emulazione, ve lo dico. Warp mode si fa con Alt più W. Ok, vai. Sto warpando, quindi sto andando a cannone adesso. Niente, non succede assolutamente una mazza. Quindi sei ha bombato. Niente, non pot non no, copie miste non si può, scusa, lo riprovo perché mi dà fastidio però sta roba. Oasi, di Michele, Peppe e Marco. Va bene. Dai fiducia a Beppe. Oh. Accoppiamenti del secolo. Agenzia Intrallazzi. Preparati no a darmi il nome del so numero del soggetto. Allora, sì. Cinzia. Poiché sono tollerate anche le relazioni cosiddette equivoche, è tua facoltà specificare il sesso della persona che cerchi. Ah, dunque lei, facciamo una storia lesbianita, lei cerca una donna. Le relazioni equivoche, capito? L'omosessualità cos'è una relazione equivoca? Ah, those were the 80s. Io non mi sbaglio, c'è la cassetta col paroliere più raffinato degli anni 80. Non lo so combo completa, dimmi, c'è tutto, quindi se mi dici il nome lo trovo. Allora, se hai in mente un particolare tipo umano, dillo, altrimenti batti retro e lascia fare a me. Ho in mente un tipo alto. Please a moment, tipo inesistente. Allora, lascio fare a te. Please a moment. Please a moment. Oh, la femmina più adatto per Cinzia è stato trovato. Risulta essere Maria Rosaria. Vedi catalogo. Ha ancora richieste da Cinzia? No. Allora, cataloghi, andiamo sul catalogo. Catalogo soggetti. Nome del soggetto Michele, pagina 1, sesso maschile, anni 25, fisico meridionale, ideatore di Zero Asi. Nome del soggetto Beppe, sesso maschile, anni 24, iscritto all'informatica siciliano. Poi c'è Gian Antonio, sesso maschile, iscritto all'ingegneria. Maria, sesso femminile, facoltà di economia e commercio, molto commercio e poca economia. Vabbè, ma è divertentissima sta roba, anche se è completamente inutile. Calabrese, Massese, lui non ha una regione di regione. Paninaros Language. No, vabbè, combo, non posso finire di nuovo su Paninaros Language, sai che è pericoloso. Niente, ragazzi, non lo so, what the fuck, non ha nessun senso. Fisico meridionale, esattamente. Ma no, che culo, era fisico di professione e meridionale di... Non si sa, perché lui per esempio è massese. Cinzia è iscritta a filosofia, sarda imprendibile. Vabbè, comunque, quanto ti dice sulla mente di chi ha scritto sta roba? Mi fa paura, veramente, paurissima. Allora, nome, soggetto a maglia, sesso femminile, per informazioni fare il 3131. Se non ha senso, posso uscire da sta roba, grazie. È in basic, ovviamente. Vabbè, completamente, ci hanno messo 3 anni per fare sta cagata, è molto probabile. Infatti, 3 anni di studi complicatissimi. Giudizio sul soggetto 3. Dammi il tizio in questione.
Il titolo è Franca Lazzo. Ok, sentiamo il giudizio su Franca Lazzo. È The Club versione Comodo 64, assolutamente. Purtroppo va completamente in bomba quando gli fa delle richieste troppo. Il soggetto Francalazzo, di sesso maschile, è classificabile come genio! Attendibilità del giudizio 57. Cos'è? Basta, basta, basta. Basta. Rime pericolose. Cos'è rime pericolose? Ce l'hai? Ah, rime pericolose, certo, assolutamente. Magistretti, buonanotte, ci vediamo domani, ci vediamo, si fa per dire che ci vediamo. Ci vedremmo. Crimen. Crimen, Logica 2000. Qua invece andiamo a ottobre 85, quindi andiamo indietro. Questa cassetta me la ricordo molto bene. Beat Street, bellissimo Brush, l'abbiamo visto l'altro giorno. Ieri, cos'era? Ah, l'ho visto ieri questo qua. Allora, Oasi si è appena guadagnato un posto in qualche Halfway Show, non penso, però c'è da esplorare di più. Buonanotte, ma giusto, intanto noi giochiamo. Giochiamo. Questo è molto carino. Visto ieri mi ha stupito. Mi ha stupito, me lo riguardo volentieri insieme a voi. Ieri sera ho fatto un piccolo stream di prova segreto, in cui sono finite con delle persone. E ho giocato anche questo, The Crimen. Con quello spazio prima della dopo la virgoletta che mi fa impazzire proprio. Level 1, vai. Non sto giocando io. Alt J. Ora sto giocando io. Ah, questo è esattamente quello che io voglio da Commodore 64. La sentite la croccanza assoluta di sta roba? Guardate come muore, come un coglione. Però questo sprite che non cerca di fare niente per essere bello, non ha dithering, non ha sfumaturine stupide, no. E gli va sentendosi laudare, muto, benignamente d'umiltà vestuto. E poi non sa usare l'ascensore. C'è questo dettaglio. Forse devo prima capire come si attiva l'ascensore. E ho rubato la Mona Lisa, perché sì. Questo è veramente bello, ragazzi. È tutto quello che Blagger non è. E soprattutto c'è quella specie di. Non capisco se è un tostapane, un piccolo vasino da notte da cui. Fa cucù una cacca. Vedete quella cosa? Questa chiave non si apre perché ho bisogno di altre. E poi comunque è croccante. Croccante con quel timer. Questo mi fa venire in mente un altro gioco che c'era sempre sulle cassettine, che penso si chiamasse Le follie di Archimede. Dio mio, che morto orribile. E riparto da qua. Però almeno mi ridanno tutto il tempo. Questo è apprezzabile. Alright, alright il cazzo. C'è un poco di Montezuma Revenge. Sì, ieri sera mi sembrava più bello, ma perché avevo bevuto di più. Proviamo invece le follie. Follie di Archimede. Follie di Archimede. Ci sarà. Come no? Le follie di Gio. Cioè, sia le follie di Gio, sia le follie di Archimede. Pazzie di Archimede. Come ho fatto a trovare? Ah, perché si chiama Hollis Follies originale. Quindi la search query cerca anche il nome originale. Quindi guardate che meraviglia. Come ha funzionato. Ha funzionato, ho detto anche il ladro, bravissimo Luca GB76. Allora, le pazzie di Archimede, che è anche appunto Hollis Follies, è bello, quindi adesso lo giochiamo. Seleziona, lo troviamo in Logica, ma come in Logica 2087? È un gioco vecchissimo, Archimede. Le pazzie di Archimede appariva ben prima, appariva su Game, esatto, su, appariva su. Game 2000 numero 7, quindi si parla di ottobre 85. Le pazzie di Archimede. Leggendo queste vecchie riviste, amico Beat, nello specifico, ho letto di tale Angelo Baiguera, musicista sportivo, tuo compaesano mi sembra, un De André mancato, Dinamosauro. Angelo Baiguera è un grandissimo musicista, tra l'altro creatore della scuola di musica 55 di Trieste e per lungo tempo, forse ancora adesso, proprietario di una bellissima villa sulla strada di Sales, strada che va verso Santa Croce da Prosecco, e autore tra l'altro di Ma io ti porterò via, complice assenti, grandissimi brani, più vicini, più che André, più vicino a uno Springsteen, uno strano, potrebbe avere un Vasco mancato, ecco. Però in realtà poi F7 va bene.
Non so Zuma Zuma cosa sta linkando, ho un po' paura. Però adesso ho un casco, col casco è tutto più bello. Non ho più il casco, ma suppongo che il casco mi rendeva invulnerabile. Sì, vabbè, guarda poi come cadeva, me lo ricordavo come cadeva. Hi Mon, everything's fine, and we are playing with all his follies, very crazy game with a meaningless inertia when you move, un'inerzia micidiale che non mi ricordavo molto più figo, sinceramente, le foglie di Archimede, ma purtroppo scivola tipo Sonic. Ciao, e poi può uccidere quel berrettino. Un libro su Amazon si intitola Babiche le ladron. Esiste, confermo. Mais oui, hein? Le ladron. Mais pourquoi le ladron? Non si sa. Ma c'è le ladron, hein? E ici, je dois prendre le. Guarda questa. Vai, culo. Non mi ricordo più bello, sono un po' deluso. Il casco ti rende un po' frate, sì. Ti dà anche una bruttissima icona. A questo punto vorrei giocare anche a Hard Hat Mech, se mi ricordo correttamente il nome. Che è un altro gioco che non ci gioco da tantissimo, ma mi ricordo un bellissimo Cristo. Giochiamo a Hard Hat Mech. Sempre che ci sia, hard. Auguri. Freddy Hardest in South Manhattan. Minchia quanto odio Freddy Hardest. Quasi come la grande mela che è sempre Freddy Hardest in South Manhattan. Alla Mission Asteroid, Rally Monte Carlo, vabbè, che talladega. Eccolo qua, Skycrapers, Hard Hat Mech. Mi ricordavo bene, bene. Noto che in ordine, lui mette i giochi più. Non lo so, non capisco l'ordine, però andiamo a Special Program. Grande classico, Special Program, grande classico. Questo è novembre dell'84, Special Program, rivista assolutamente. Assolutamente, rivista assolutamente. Questo mi ricordo che aveva un suo vibe. Wow, c'è del mappi. E c'è del Donkey Kong. E c'è della morte. Tan 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 tan, mi ricordavo questa cosa qua. Non ci gioco veramente dall'epoca, ma non me ne lamento, mi piace. Poi puoi prendere questa cosa e poi te la tieni per sempre. Non volevo. Ah, però puoi con questo chiudere effettivamente. Però non posso più mollarlo, mai più. Che senso ha? Come faccio a mollare questa cosa? Ma la vita mi uccide, sì. Grazie Gerva che dice comunque in live, indenne da qualsiasi problema tecnico, ci tengo a sottolineare, grazie mille per averlo sottolineato, quindi adesso esploderà. Vi faccio notare che sono con un computer del 2010 che streama in virtù probabilmente di una buona banda. Vai via, vai via. Non ti voglio. Dio, fastidio. Una volta che prendi quello, basta, è finita. C'è qualcosa che mi sfugge. Gioca a Popeye, dice Grande Demone Piccolo. Ma perché no? È bello il Popeye. Il Popeye. Come faccio a liberarmi di questa stupida. Tanto stai streamando a 60. No, sto streamando a 50, che no bisboc. Ah no, sto streamando a 60. Stai scherzando? Non ho messo 50? No, dai. No, sto streamando a 50. Mi ha fatto prendere un colpo. Spazio. Incredibile, incredibile, Freddy Zonga dice il vero. Un gioco, beh, per essere un gioco dell'84 è incredibile che devi usare lo spazio per no? Non è una cosa un po' strana. Ok, ho capito tutto. Comunque si sì, devi usare lo spazio per dismartellarti. Curioso, una roba d'arcade evoluto, come dire, del Crist. Sì, è 50, 50. Buonasera Barry. Ma tu sei Giulia Barry? No, poteva essere. Questo mi gusta, quel tipo, quella roba là, come prima, quello di prima, come prima, quello di tua zia, bellissimo gioco, bellissimo, bellissimo, Rage Quit.
Rage Quit. Però potevo giocare a Stick. Ah, fatemela fare una partita a Stick. Il vero nome Sticks, però conosciuto su tutte le riviste piratozze dell'epoca come Quicks. Di Steve Trott, nome qui censurato perché non lo vedo, ma se non mi sbaglio si chiamava Steve Trott, l'autore di questo gioco, e anche di un paio di altri giochi interessanti. Ed è un clone di Quicks di Taito assolutamente eccellente, molto pulito, superiore probabilmente anche al Quicks tardivissimo che poi sviluppò Taito su Commodore e anche su PC MS-DOS, e probabilmente anche su tipo Amstrad, ma queste cose le sa solo Jan Hero. Pulito, elegante, ci ho giocato tantissimo. Guardate che eleganza la scritta in alto a destra, quel punteggio con gente che sa quello che fa e usa effettivamente il monocolore per fare la scritta. Quindi massimo rispetto per aver fatto questa cosa. Non quindi col multicolor, ma monocromatico, stiloso. Come sapete, in Quicks, così come in Sticks. Allora, hai un orrendo Maniacs con quale compararlo? Ma Maniacs è uscito anche su Commodore? Sì, veramente, provo subito, non lo sapevo. Che cura, figata, credo fosse solo su Amiga, ST e sta bene sul VC. Oh yeah, bello, che eleganza, che colore, quanto si presta alla palette del Commodore? Vorrei una versione con cui posso editare la palette del gioco e metterci donne nude. Ah, finalmente. Donne nude asci, però che dite, lo facciamo? Facciamo una modifica di questo Quicks, lo disassembliamo e ci mettiamo donne nude però fatte in grafica asci. Perché in fondo, cioè, pensate che senso ha da un punto di vista proprio politico guardare le donne nude con la grafica come 64 oggi, tipo Samantha Fox Strip Poker? Nessuno, non ha nessun senso. È molto interessante fare uno strip poker decostruzionista, uno strip poker che non abbia senso, quindi che abbia un altro senso, una costruzione di senso nella decostruzione, costruzione nella decostruzione, come diceva Derrida, e porca Eva, Derrida sono morto, è duo Cristo, e basta! Derrida, vaffanculo. Fatemi vedere se mia figlia dorme o se sta dietro la porta piangendo perché suo padre non è bosciato. Torno subito, datemi un minuto. E sarò da voi, vi lascerò con questa immagine che dice che arrivo, perché in effetti arrivo. Non dorme mica, eh? Bella casa, si parlava di Cavana, le case di Cavana che poi sono state praticamente ristrutturate, distrutturate, destrutturate, decostruite. Allora, molto anni 90, molto anni 90, intanto qui sotto andava segretamente. Io vi tolgo e torniamo a questa specie di sbornia. Anche di grappa, mi sta tornando sulla pasta e fagioli che morirò, ma vediamo, cerchiamo per esempio Fox, se trovo Fox cosa trovo? Troverò Samantha Fox, Joe Fox, cos'è Joe Fox? Brinks Jinx, cos'è? Non so, non so niente, Go Games, era il novembre 85 e usciva Brinks Jinx, perché non conosco sta roba? Cos'è Rombo? Chi sono questi giochi? Panzer, Mr. Cole, beh Mr. Cole lo conoscevamo molto bene. Traffico, bellissimo, bellissimo, Speed King, traffico bellissimo, Traffic.
Molto bello, ma adesso voglio giocare a questo. Cerca ninja, vengo seppellito. Videodon se cerco ninja. Joe Fox della Fairmont by Ross. Ross Wildstar, ovviamente. Ok. Che strade affollate. Cambio joystick? Sì. Che bello, guardate che omino perfetto. Titi, cosa devo fare? Posso. Niente. Devo andare a prendere quell'omino, immagino. Forse devo andare a schivare quell'omino e andare su. E morire. Che morte brutalista. Arriva l'ambulanza che mi porta via. Non è fantastico? Ma io posso prendere le auto? No. Molto bello. Se ne vada, non mi segua, non ho fatto niente. Posso far andare sotto una macchina? Madonna quando mi sta seguendo. No, no! Ha un ritmo pazzesco questo gioco. Quasi non ha senso. Vabbè, allora vediamo un po'. Vado su di qua. Tanto è pochissimo tempo, se guardate bene, proprio pochissimo tempo. E si incastra sulle scale, non va su. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. No! È orribile. Ma nel suo orrore è bello. No, è proprio orribile e basta, probabilmente. Però è un bello orribile. Guardate come si affretta. Come si affretta quell'uomo che non perdona il mio titubare quando salgo le scale. Però è veramente un gioco stronzo quando salgo le scale. Perché si incastra. L'uomo sta arrivando. Ma anch'io, l'uomo ha sbagliato strada. Io ho preso la ragazza, oppure comunque ho preso quello che dovevo prendere. Lui mi ha visto, cambia strada, viene su, non viene su. Viene su. Perché non viene su? Perché ha paura, ecco perché. Scendi sto scozzo di scale, madonna, che fastidio. Anch'io adoro i giochi minimali, ma mortacci vostra, però. Questo Panzer, Rombo. Rombo è molto bello, tra l'altro. Spike è bello. Spike è molto molto bello. Penso che ci sia. L'ho giocato anche in. Ok. Easy hard, va bene. Questo è molto carino. Praticamente bisogna usare il sonar per trovare il quadrato giusto da romboidare. Vedete che è tipo acqua a fuoco. Vedete che più mi avvicino ad un certo punto, più il sonar mi rivela che sto raggiungendo, tipo adesso non lo sto raggiungendo, tipo adesso non lo sto raggiungendo, adesso è qui da qualche parte il famigerato, mi sono incastrato. Tipo qua no, qua sì, qua no. Ogni tanto ha dei momenti in cui sembra che il sonar dica sì, ma poi non si capisce. Quindi deve essere un sonar che funziona un po' alla cazzo, questo è abbastanza palese. Ok. Quelli che si muovono a random, che mi danno un fastidio bestiale. E devo trovare. Non sto capendo come funziona il sonar, però è molto bello lo stesso. E muore. Premi fire. Ma basta! Minimale sì, ma non stronzo. Sono proprio fuori sonar. Ma ero bravo, giuro una volta. Sai questo quadrato qua in alto? No. Quando ti odio. Quando ti odio, soprattutto. O forse l'opposto. In realtà il punto del sonar interessante è quello più vicino allo zero, ora che ci penso. E infatti è così! Stavo lavorando lì in contrario. Bello, eh? È una roba. No. Ma quindi in realtà basterebbe andare subito dove c'è il sonar, il coso, quindi qua tipo. Qua. Ho trovato il commodo 64, quindi così, non ho molto. Un po' bizzarra come cosa, però vabbè. Ah, ci siamo quasi, ciccini. È proprio qui. Grande. Poi dei punti, vabbè. Quicks Zaxxon, esatto, un po' anche Zio Zaxxon come roba. Cerchiamo Strip. Strip ci porterà sicuramente a qualcosa di interessante. Strip.
Oh, ecco qua, Computer Sexy Games, Brigitte, supplemento edizione foglia. Ce n'era di brogna in edicola. Samantha Fox Strip Poker, ovviamente. Jane Strip Poker, Marilyn. Oh, Maria Whittaker. Chiuderemo secondo me proprio con il poker natalizio di Maria Whittaker. L'ho sempre voluto fare all'interno del Commodore 64 Advance Show, però poi per una cosa o per l'altra non lo facevo. Quindi, poker o strip? Cioè, poker o strip? Poker o strip? Si chiama poker o strip? Sandy. Sandy è tipo in una barra come tipo di atmosfera. Sexy Poker, questa poveretta ha anche dei grossi problemi di tumefazione in volto, lei è un cadavere proprio spaziale. Strip Poker, questo è come lo strip poker che stiamo cercando, strip poker asci. Perché vedo che la grafica è fatta in ASCII, quindi potrebbe essere veramente. Comunque Samantha Fox Strip Poker ha vinto proprio su tutta la linea. Poi però c'è anche Stripe, che è una specie di versione brutta di Trailblazer, anzi, sì, così. Super Strip Poker, tutti uguali un po', eh. Tutti uguali. No, che culo, non chiamare l'index, se no. Ma è a porta chiusa, dai, sono. Anche voi, però. Dopo, più tardi, giocheremo con lo strip poker, ma non ancora. Adesso giocheremo a Open Game. Open Game. Ah, Open Game è una figata. Perché? Perché Open Game è forse la primissima cassetta che ho visto. Questa qui, era settembre 84, sono abbastanza sicuro. E tra l'altro c'è Grid Runner, facciamoci una partita Grid Runner di Jeff Minter. Vedete, come mai non giochi mai a Jeff Minter su Commodore? Perché ho un grande progetto per Jeff Minter da tantissimo tempo che non metto mai in atto, ma prima o poi lo farò. E giochiamoci un po' di Jeff Minter. Bellissimo. Questo è un gioco veramente. Cristo! Questo è un gioco veramente eccezionale. Vi consiglio la bellissima versione Drio Bono, la versione Android. No, Yam Yaka, non ho fatto niente, è un po' scomodo suonare perché mi trovo in una circostanza casalinga particolare, quindi tendenzialmente se suono vado in cantina a suonare il pianoforte, ma la chitarra anche no. E poi Quarantine non sta molto bene nella metrica di Commodore 64 o Quarantine Show, quindi mi rompe la metrica, io non voglio rompere la metrica. Ah, bello, bello, ma devo dire che la versione Android è troppo più figa. Gratis, scaricatela sul sito di Jeff Minter, scaricatevi la PK di Gridrunner, è un capolavoro assurdo, è chiaramente uno dei top 3 giochi Android da avere nella storia, non sto scherzando. Ce l'avevo prima comprati tutti regolarmente su iOS. Ma poi non avendo mai avuto un iPhone. Maledetto Jeff, però sei veramente uno strunz. Sto per vomitare. Dai Jeff, grande! Apprezzate come Jeff Minter non cambia anche il colore della griglia, proprio zero, cioè devi morire. Sobrietas assoluta ed è assolutamente sentipede più stronzo, perché sti due cose ai lati che ti rompono le balle. Però che senso del gioco, che senso del game design estremo. Jeff Minter è in tempo reale, perché è facile adesso fare ragionamenti su come funzionano gli arcade negli anni 80. Lui aveva capito gli arcade anni 80 pronti via istantaneamente, nella matrice, immediatamente. E questa è la grandezza assoluta di Jeff Minter, è uno dei più grandi comprenditori dell'arcade, tra l'altro non giapponese, americano, tutto in generale. Bello, 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 ma basta per il momento. King Kong quel gorillone sfigato che era Kong. Suoni giustissimi tra l'altro. Maxi archivio, gioco del 21. Ah, gioco del 21, ma Enduro, Enduro era figo. Moon Buggy era il nome originale, credo, non ho letto. Premi Shift, no, io premo questo. Premo questo e muoio perché devo cambiare la porta a joystick. Ah. Ed è praticamente un clonazzo di Moon Ranger tutto matto, con le ruote che scoppiano poi in una maniera completamente innaturale, goffa e adorabile. Una mina. Routino da grappa, più biscottino, più pizza a pranzo, più. Sto mangiando come un pazzo. Guarda quell'auto. Che cos'è? L'auto di bambino. L'auto disegnata da un bambino di 5 anni. Cioè, quest'uomo era in grado di programmare
ma non è addirittura in grado quasi di fare una specie di parallasse che non c'è o che c'è, non lo puoi anche capire, tanto è brutto, tra i due livelli di montagna, ma allo stesso tempo incapace di disegnare. Quindi quando arriva la macchina che deve spararmi, è la macchina che spara del disegno di un bambino. Io non posso chiamarlo anche per questo suono. Bellissimo. Collisioni completamente alla cazzo, proprio alla grande, con Corrado Fumagalli, e poi sorpresa, la bomba mi uccide. Me lo ricordavo più bello enduro, eh. Queste sono le puntate che fanno impazzire il buon combo completa, che poi quando deve fare il conto di il conto diventa pazzo. Numero 2, tra l'altro, aveva questa bellissima copertina. Al momento non si possono zoomare più in grande, ma è una copertina bellissima. Mi ha sempre domandato che gioco aveva questa grafica. E dei miei sogni era Gammy, che però purtroppo in realtà era un po' meno figo. Era un po' meno figo di quanto avrei voluto. Però comunque non era mai. Era essere un preservativo oggi, sostanzialmente. Essere preservativo oggi. Se tu sei un preservativo, come potete chiaramente vedere, che fa Pac-Man? E siccome non riusciva praticamente a programmare la routine dei fantasmi spaventati che scappano, che devono essere mangiati, non faceva altro che riposizionarli nel punto di partenza. Quindi direi tutto sbagliato, un po' nella vita sempre. Grazie mille per questa cosa che non voglio rigiocare mai più nella vita. 80 colonne. 80 colonne era effettivamente un visualizzatore ad 80 colonne per Commodore 64, che a vederlo oggi tra l'altro è fighissimo, perché ovviamente sui tubi catodici normali ti impastava tutto, ma qui è, a parte che non riesco a scrivere, vabbè, non mi ricordo, scusate, per questo voglio stare in real hardware. Che pulizia, queste 80 colonne. Praticamente era un programma che ti metteva in 80 colonne, poi ti programmavi in Basic, facevi quello che volevi. Lui, da linguaggio macchina, ti creava un font set in 80 colonne. Not bad. Peppo, che altro non è che Pengo, che altro non è in realtà che Patch, ma l'abbiamo giocato tante volte. Ah, Mangiapunti! No, Mountain King, non lo vedo da 1000 anni. Recensito anche su videogiochi. Premi F1 Beyond. Funziona. Si muove da solo. Non ti muovere da solo, stronzo. Smettila di muoverti da solo. Oh, scegli il gioco. 1. Eccoci. Mi aveva sempre affascinato questo gioco per la velocità assurda e per la presenza di questo, della luce. La luce mi faceva impazzire. Potevi saltare e potevi accendere la luce, che era una figata. Quando accendevi la luce non potevi però prendere gli ori. E gli ori anche che erano sbattuti così, non erano gli ori tipo l'oggettino di Manic Miner da raccogliere, no, erano proprio ori. Poi sì, ti faceva un po' male cadendo, ma finiva lì, insomma, stiamo a morire, cose. Quindi aveva una virulenza come gioco fantastica, veramente secondo me un capolavoro incompreso. Grigio un po' scontato, sì, grigio un po' scontato, sono d'accordo. Non escludo peraltro che il gioco sia successivo a Manic, che sia, scusa, antecedente a Manic Miner. La butto lì. Bellissimo. Vediamo un po' di quando era il gioco. Beh, dicembre 84. No, penso che sia venuto dopo. Il tipico Galaxians, cioè questo è Attacco Terra, che è il clone di Galaxians, che ovviamente è il clone di Galaxians. Quindi tutto giusto. Missione subacquea, acqua, no, molto bene. UFO sulla casa bianca. UFO sulla casa bianca. Questo lo gioco sempre con estremo piacere. Trump. Grafica pulitissima, gioco lentissimo.
Le nuvole che cambiano colore per l'esplosione. Gli alieni che se non li uccidi velocemente distruggono pezzo dopo pezzo la città. Questo era molto molto famoso. Va a morire ammazzato. Questo modo di muoversi degli alieni così fastidiosamente fastidioso. Dio mio, fastidio quando non li becchi. Però era bellissimo. Tra l'altro l'autore di questo gioco fece anche un demo pazzesco, di cui penso. Ma io credo di essermi occupato di tutto questo in un Commodore 64 Advance Show, così a naso. Cioè, credo che Saucer Attack l'ho proprio giocato in un Commodore, o mi ricordo male. Però quanta ansia, la guerra fredda, Visitor, tutte quelle megnacce là. Però proprio la sensazione di averlo giocato in un Commodore 64 Advance Show. Direi di sì. Time Crystal era la demo, bravissimo. Bravissimo, e penso sia a questo punto di averne parlato del Cristo. Time Cristo. Niente, però bello, ma in queste serate qua ho bisogno di cose veloci, non posso stare qua con precisione, capito? Cioè, preferisco giocare a Peppo. Oppure anche qua, il difensore. Di questo ho bellissimi ricordi. Ah, noi dobbiamo giocare un po' a Slurpy, il gioco che ha creato degli aneddoti molto importanti nella storia di Kenobisbo, cioè il nome di Succhi. Infatti, praticamente esiste anche come Succhi. Proviamo a cercarlo come Succhi. Succ. Eccolo qua, Succhi. È proprio lui, Succhi, titolo originale Slurpy. Da COM 64, luglio agosto 85. Un classico. Succhi. Premi I per le istruzioni. Usa Fire per far giocare, girare Succhi e sputare tutte le cose rosse. Ok. La biscia striscia sull'erba liscia. Perfetto. Eccolo qua, Succhi. Succhi ha assorbito una cosa gialla. Non va bene. Ma forse non ero io questo Succhi. Ok. Numero di Succhi 2. Numero di joystick 1. Succhi. No, ho sbagliato, Dio Cristo. Succhi difficoltà 1, 2. Vabbè, ho sbagliato. Scusa, scusa, sbagliato, scusa, scusa. Adesso devo rifare. Scusa, Succhi. Il pipistro. Bellissimo. L'avete visto? Scheletron, vedova blu, Uncino, Piovra, Malocchio. Sono mortali. Uncino e Malocchio sono mortali. Ok. Numero di Succhi 1. Numero Succhi difficoltà 1, grado 1. Succhi premi Fire. Buonanotte 0R4, siamo qua con Succhi. Mamma mia, Succhi qua però c'è qualche strano problema di tremazzo del. No, Succhi ha sbagliato. Succhi, ogni volta mi sbaglio con Succhi. Le palle marroni le puoi succhiare, non puoi succhiare le palle rosse, secondo me. Palle blu le puoi succhiare tranquillamente. Pistello? No, è rosso, quindi non lo puoi succhiare. Povero Succhi. Povero Succhi. Succhi, succhia blu. Poi puoi sparare, però attenzione. Tu puoi mangiare le palle blu. Le palle rosse le puoi prendere, puoi sparare. Quindi non è male in realtà come roba. Quindi posso anche mangiare tutto quello che è blu, anche quello che è azzurro, perché no? Ok. E infatti vinco. Questo è un perfetto esempio di giochi che non metteremo a trasmissione di per bambini. Ma perché? E lui no, lui non te lo puoi succhiare lui, perché lui è Gremlin. Fine Suk. È andato così. Sono anche brevi istruzioni, sono sempre le stesse. Usa Fire per far girare Succhi e sputare tutte le cose rosse. Va bene. Quante cose si imparano? Si imparano tante cose con Succhi. Succhi. Anche Bloodsucker, uno sperato The Vampire. Tipico gioco che mi rifiuto di giocare nella vita. Però magari era bello. Che ne so. È tipo Ranarama. Mai giocato? Una vergogna. Ramarana è, non è di. Non è di Braybook. Dai, giochiamo a Ranarama. Dai. Narmoci dice cerca sbuff, va bene. Gli è il atello di La Caverna Magica. Scusa.
Che vomitello. Questo era il famoso Ranarama. Beh, orribile, cazzo. Ma che è? Siete scemi. Ma che è? Maria Vergine. No, no, per carità. No, 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 no. La bis striscia. Programmazione a moduli. Questo è interessante. Programmazioni a moduli. Proprio a moduli, è un posto. Cioè, lo programmavano a moduli. In questo posto qua si mettevano e programmavano. Perché lì c'è moduli. Ah, come si programma moduli? Non si programma in nessun altro mondo. Titilichi, World Wild Risk. Questo mi sembra un po' troppo attuale, quindi preferirei non saperne nulla. Dicevo, qualcuno mi ha detto di cercare una cosa. Sbuff. 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 Bubble Ghost. Cosa non si è inventato lui per farmi giocare a Bubble Ghost? È incredibile. Vai, giochiamo a Bubble Ghost. Va bene. Ross arriva lui, cerca la strega. L'unica strega, tu devi capire Ross, che l'unico vero gioco della strega è Fiona Rides Out. Ok? Bellissimo. Questo è bello, della R Informatique. Guarda che era roba, eh. Ve lo ricordate questo su Game Boy, no? Questo è l'originale. Guarda che contento questo vecchio goldone. Poi è un sistema di controllo completamente demenziale in cui devi ruotare il personaggio. Però il nome è giusto, Bubble Ghost, c'è un po' tutto quello che ci piace, Ghost e Bubble. No, 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 no! È andata? Lui che culo. Che culo. Ciao Ermelarkob, è una serata abbastanza assurda, se sono perfettamente d'accordo. E muore. Game Boy Power. Fire. Rimbo, Rimbo che tu ti aspetti che sia, e invece è Krillion. Gateway. Perché ho scritto Gateway? Questo va. Fammelo provare. Mi avete fatto. Ho capito, avete trovato i giochi. Oh, guarda che schiccheria! Ma guarda cosa c'è qua! Best animation di cavallo alato ever su Commodore, possiamo dirlo? Ma cos'è sta meraviglia? Possiamo anche sparare bombe? No. Wow, che morto orribile. Però veramente bello. Bello, guarda che animazione. Non è stupenda? Anche un po' Danmaku, se posso dire. Diavoletti. È gente che ha giocato a Nemesis, è gente che ha giocato ai giochi giusti, è gente che ha giocato ai giochi giusti e quei bonus che non mi fa assolutamente nulla. Questo non è male, eh. Nella sua minimalezza, anzi proprio per la sua minimalezza, io lo premio. Forse best game della serata. Vediamo cosa succede adesso, se c'è un boss, è chiaramente best game della serata. È uno speed sta roba, cosa fa? Non si sa. Non si sa. Esplosione molto. Ah, due. Ullala, attenzione! E c'è il boss, c'è il boss. Vado? Gioco della serata.
No! È un mono stage tanto, dai. Esatto. La musica fece pensare a un mono stage. L'unica cosa è che all'infinito tu vai in giro per questa tundra ghiacciata. Ma è il suo bello. È il suo bello. No! Che brutta morte. Comunque raga, ma che, chi ha fatto questo gioco? Cioè, uno è un altro che aveva capito cose, eh? Sì, sì, comunque giustamente Daniero cita gli studi di Edward Muybridge sulle animazioni degli animali, degli esseri umani, quindi lo studio dei frame, dei fotogrammi d'animazione, è assolutamente, come già successo penso con Shadowfax di Mike Singleton, tu mi confermerai questa cosa, giusto? Si chiamava Shadowfax? Della postern, Danilo, non lasciami solo parlare a random senza sicurezza di quello che dico. Shadowfax era della postern. Molto bravo, Danilo mi ha detto molto bravo. Stasera non ho bisogno nemmeno dell'account premium di Pornhub perché sono già eccitato che Danilo mi ha detto bravo. Yay, non ci eravamo neanche messi d'accordo prima. Pensate. È croccante, questo è totalmente croccante da giocare, ha un unico problemino, la ripetitività violentissimissima. Volevo giusto finire ancora sto stage per vedere cosa Cristo succede dopo. Bella zio. Però, cioè, come esercizio ha un po' tutto. E si va. Musica. E muore subito così. Prima ero in The Zone, evidentemente. Bello, con una vita e 11.000 punti saluto questo. Attenzione, cambia lo... No, tutto uguale. Tutto uguale, ok. Novembre 88, Odysseus. Chissà da dove cacchio viene questo Odysseus. Scopritelo con Gaudio, perché era sfiziosetto. Poi c'è, c'è Rider, che è tipo Call Me Psycho. Sembra già tutto giusto. Sapete cosa voglio giocare io? A Bazooka Bill. Possiamo giocare a Bazooka Bill? Porca Bill, un po' dura, eh. Bill mi viene fuori il mondo, tra cui Bozo's Night Out, un grande classico. Billy Beer, Bounty Bill, mamma mia, Dynamite Dan. Billy the Postman, bellissimo. Gunga, Gunga, grande classico. Gunga, molto bello. Che poi BC Bill. New Billiard, abbastanza fricchettone con... tra l'altro copiato da un coin-op che aveva il tavolo esagonale, quindi pensate un po'. Angle Ball, Pecos Bill, che non è altro che Ainun, altro bellissimo gioco. Sbilla, la Sibilla, se nella foresta vedo un castello, eccetera eccetera. Skill Guns, bellissima grafica. Wild Show di Buffalo Bill, spezzettato, ma non ho trovato quello che cercavo, cioè Bazooka Bill. Perché non ho trovato? Forse potrei cercare il biliardo della... della Hall. Wow. Cerchiamo Bazooka, giustamente. Non c'è Bazooka, ma... e qua c'è il bello. Se io schiaccio Tap e cerco Bazooka, non lo trovo lo stesso. Ma pure c'era... come si chiama Bazooka Bill? Ah, era della Silver Games. Di chi era? Fammi guardare. Silver Games. Nel secondo numero c'era... Soldier Hero, Bazooka Bill. Ah, ma perché io cercavo Bazooka? No, ho cercato Bazooka. Strano. Boh, bizzarro. Chissà se c'è il gioco del canguro che doveva colorare le mattonelle saltando. Tallinn Franscape 79, una bella domanda. Non lo so. Allora, questo qua è un gioco Tap. Il fatto che un gioco Tap significa che dovremo aspettare per giocare. E noi aspetteremo, che ci frega, è fretta. E dobbiamo caricarlo, perché è un tape. Quindi la tape image vuol dire che il buon Vice lo carica con il timing effettivo del... col timing effettivo del caricamento da cassetta. Quindi adesso vi lascio col caricamento da cassetta, vi faccio vedere una bella crisi epilettica. E intanto vado a salutare ancora un attimo mia figlia sperando che dorma, perché sennò è un problema.
No, Ross, no Alt-V, perché beh, guarda, sei viziato, tu sei viziato da questi emulatori. Lo so anch'io che c'è Warp Mode, ma non è quello il punto. Tu devi la vera esperienza, vera. Questo, qui viviamo emozioni veri, qui siamo persone veri, capito? Quindi è andato in bomba. No, carica la seconda parte. Grazie, seguo a Twitch che ha iniziato a seguire il canale proprio su questa bellissima immagine epilettica. Vado, torno subito, arrivo intanto carica. Oh, ma che sta ancora a caricare? Alt-V subito, ma che scemi, cioè. Ancora Alt, carica, vai, Warp Mode, vai. Ok, adesso stiamo pompando in Warp Mode per velocizzare il caricamento. Finito. Togliamo il Warp e giochiamo a Bazooka Bear. Allora, mi dispiace di Dark, sto usando veramente la tristezza. Sto usando l'emulatore e il pad Xbox 360. Purtroppo tutto il mio Real Hardware non è qui con me, causa coronavirus. Quindi sono purtroppo in una situazione un po' di disagio. Non ho neanche un microfono vero, le cuffiette con cui lavoro e sono. Cioè, non ho neanche dietro un pupazzetto delle riviste di videogiochi. Cioè, sembro l'average streamer anziano che i boomer che si mette a fare retro gaming. La tristezza. Vabbè, pazienza. Ah, Bazooka B, questo pugnone mi aveva sempre affascinato insieme all'uso della grafica ovviamente ingrandita. Il fatto che lui potesse avanzare così. Cioè Green Beret, però c'aveva stile sto gioco. Chi odia Bazooka B? Musica rotta, quanto è bello Bazooka Bill. Certo che Green Beret senza senso, ma è sicuramente meglio di Green Beret su Commodore 64. Basta con questa storia che Green Beret su 64 è bello solo perché graficamente ce la fa. Green Beret su 64 è un abominio, quel personaggio che si accuccia e passa oltre i nemici che stanno arrivando. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, Green Beret è un gioco completamente sbagliato su Commodore, una grandissima conversione rovinata dal senso nullo per il gioco che avevano i suoi sviluppatori. Come si cambia arma? Come si cambia l'arma? Voi che lo sapete? Se tieni premuto avanza da solo pugnando, sì, è vero. E così è giusto, è faticante. E poi muore così. Poi si mette ad aspettare e cambia arma. Comincia a tirare coltelli. Che non ha senso perché è veramente una merda, però è bello, è difficile veramente difenderlo, nel suo errore, però c'è qualcosa che io non so cos'è, forse questa grafica quadratona che gli dà un'onda da quasi Game Boy Color brutto, bello, poi muore. Ecco il coltello. Gli elicotteri sono in Air-Ace, grandissimo fan metal, perché nota che gli elicotteri sono in Air-Ace senza nessuna ragione al mondo. Ah, safe arrival logged. Ok, sono arrivato alla base. Non avevo mai visto il secondo stage, lo ammetto. Mi togli anche l'arma, grazie. Musica ansiogena, però anche un che di The Way of the Exploding Fist 2, di Fist 2, no? Potrebbe essere Neil Brennan il musicista. Io la butto lì. Ti prego, controlla se è Neil Brennan. A quel punto, Dan, sposiamoci. Questa è di una bellezza carnale disarmante. Mi piace questa. Niente, aspetta, stavo continuando. Ah, fa culo, gioco di merda.
Ofo. Cos'è Ofo? Devo cercare Ofo? Trovato Radio Fox. È questo che devo giocare, Radio Fox. Il comodo che si trova in commercio adesso, in miniatura, include anche la possibilità di programmare. Beh, sì, cioè, essendo una roba emulata, sì. Ah, però andiamo via un attimo dai tap che caricano un botto. Dai, andiamo più piano. Ci chiama Radio Fox, ma direttamente da Prg, così non dobbiamo aspettare. Sono 23:19, tra un po' parteremo. Una proposta di ATP. Fase iniziale. Queste sono 99 particelle radioattive nel labirinto. Sono come questa. Ok. Wow. Fase 1 è collezionare 99 di queste particelle. Chissà la fase 2. Quelli ti uccidono, volevo dirvelo. Dio. Mi piacciono i giochi minimal. Ma il gioco di ieri che folle era? Come si chiamava il gioco col piedone? Oddio, Dio mio che fastidio, non potevo dimenticarmi questa cosa. Però anche con un Commodore vero riesci a programmare tali in Farscape, quindi te lo consiglio. Cioè, nel senso che a quel punto tanto vale usare l'emulatore che sto usando io per programmare. Cioè, usi l'emulatore e programmi benissimo, no? Pixel perfect, baby. Potrebbe volerci un po', sì. Però, sentite questo vibe molto prepotente di... Cristo. Quello è il checkpoint. Ciao Vito Bigini, ben abbonato, stiamo giocando a cose. Particella assorbita. C'è un level design sapidissimo, comunque è veramente www. Ciao Crobisbos, credo che fosse andato a dormire. È veramente tanto www. Bello, ed è un gioco a caso tra le migliaia di giochi tipo Donghi. Avete mai giocato a Donghi? Io no, giochiamo a Donghi. In dentiera si sentiva la canzone Star Wars in versione rallentata. Verissimo, verissimo, verissimo. Abbiamo anche giocato. Donghi. Bello. Devo capire un paio di cose, aspetta. Come si fa a saltare più in alto, per esempio? Dio, Donghi! Donghi, 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 perché sei tu Donghi? Donghi è un gioco di merda, peccato perché era promettente. Come estraterreno. Estraterreno. Come si chiamava il gioco di ieri? Il gioco di ieri, il gioco di ieri, quel gioco di ieri con la palla. Quel gioco di ieri con la palla. Era bello quel gioco di ieri con la palla. Della Thalamus. Dan, non andare via. Il gioco col piede che cammina con la mano. Della Thalamus che tira la palla da pallacanestro. Dragon Ball System. L'abbiamo giocato l'altra volta. Lady Killer. Qua abbiamo solo Commodore. Non possiamo giocare a queste cose così estreme che mi proponi. Quello della protesi, sì. Sì, Ross, non c'eri ieri. Ieri sera la trasmissione pirata, Ross. Allora sveglia però. Ieri sera ho fatto uno stream del Commodore giocando anche al Gyrus nuovo di Access. Dai, Ross, ti perdi così le cose. Livio Buffo, Game 2000 era la cassetta, vero? Livio Buffo, che peraltro è Son of Blagger, se non mi sbaglio. E questa è cultura! Son of Blagger, guardalo qua. Livio Buffo da Game 2000. Tac! Come
come te l'ho beccato, retroamatore, perché sono anch'io un retroamatore. Una bella cassetta questa, c'è il difensore che è Blade Runner, molto carino. Metropoli, sempre figo quando andavi sottoterra nelle gallerie. FBI, ah no, subito James Bond, che figo questo. Il gioco delle spie disegnato da Jojo, certo, come no, piratato da Jojo, brutta merda. Capolavoro. Capolavoro. Parker Bros. Ross. Vai. Sì. Vai. Sì. Diamanti per sempre. Buona fortuna. Questo è una meraviglia. È un gioco che non so spiegarvi quanto è fantastico. È tipo bello. Non ci gioco da allora. Mi ricordavo più bello forse, però... Guarda come si aprono ste voragini. Tu devi sparare ai diamanti che sono cattivi. Finora non ho beccato uno, infatti. Quando li colpisci vai in epilessia follia. E devi fare questi salti assurdi. Però è fico. Jojo, certo, una insert Jojo reference tra l'altro, come potete vedere. Anche su Commodore c'è una Jojo reference a manella. Veramente, madonna mia, che disturbante però, eh. Però aveva delle cose molto belle, aveva quel pizzico di proceduralità che ci piace, proceduralità, capito? Proceduralità che ci piace, capito? Aveva di questi qua che non si possono distruggere, che non ci piace. E poi aveva il momento dell'acqua, che spero di vedere per voi, perché è un momento pazzesco. Quando arrivi all'acqua è tipo di andare fuori di testa. Esatto, qui cominciava la fase dell'acqua. Sempre proceduralmente tu dovevi fare questo ultimo salto pazzesco per finire in acqua. E a questo punto galleggiavi. Non, prima di capire sta roba ci ho messo anni. No, è vero, ci ho messo una partita. Ma poi avevi queste bombe sonar che colpivano l'acqua e tu devi passare sotto le bombe sonar. Ha un flavor da Commodore 16, Gianluca. Sì, ci sta. E poi ti ammazzano così. Diamonds are forever. Devi morire, merda. E invece no. Però puoi anche saltare e fottertene ampiamente. A meno che lui non si volti. Non si volta, grazie a Dio. Sì, invece si volta e mi uccide, come giusto che sia. Agente 1, 750 punti. L'agente 1 saluta. Gli si materializza un'auto piccolissima davanti. Lui si smaterializza, ci entra e se ne va. C'è scritto Diamonds Are Forever nella versione ovviamente della Parker Brothers originale. Certo che c'è calcio replay, c'è tutto. Calcio replay. Ah, calcio replay, non c'è. Come non fai se c'è calcio replay? Dai. Come si chiama calcio replay? No, questo è The Jet. Bello chiamare un gioco con il nome di un'altra cosa. The Jet ribattezzato Action Replay. Ma è il momento dello strip poker, finalmente. Finalmente, l'avete aspettato tutti. Finalmente possiamo giocare allo strip poker. Io vorrei giocare a quello che ho visto prima. Questo qua di Maria Whittaker. Poi mi dispiace che sia andato via. Che sia andato via. Ma c'è anche Rocketman, che è praticamente Backpack, il clone di Jetpack per Commodore 64. Ma arriverà anche Jetpack per Commodore 64. Stanno convertendo tutto. Anche Bear Driver non è male. Scare Bear. Scare Bear è fantastico. Guardiamo un attimo Scare Bear, che è veramente un gioco what the fuck. Ragazzi, faremo altre serate, non preoccupatevi, è impossibile giocarli tutti perché sono veramente tantissimi. Però quando c'è un orso in macchina che scappa dai cammelli mutanti, voi sapete che tutto è giusto. L'auto salta andando in giù, posso dirvi anche questo. Soprattutto vario. Vabbè, è stato bello.
Grazie. E sulla stessa cassettina di questo c'era anche Rocket Man, ma soprattutto Poker. Oh, finalmente, chiudiamo così. Giocheremo altri giochi, giocheremo avanti con Commodore until the end, non importa cosa succederà, ma noi giocheremo fino alla fine del mondo e non manca molto. Bello il gioco dell'orso, ma c'era un bug, non è così il gioco dell'orso, continua ad arrivare nemici. Ecco qui Maria Whittaker. Ah, Maria. Maria, perché sei tu Maria? Va bene, giochiamo. Oh, abbiamo subito una 5-7-8. Bisogna capire i tasti un attimo. Bet, stay, stay. Lei rilancia 25, quindi sta bluffando. Io rilancio a sua volta, senza nessuna logica, 25. Lei rilancia 15. Benissimo. Ah, c'è un limite alle volte che puoi rilanciare. Va bene, allora call. Quali carte cambio? Come che si faceva qua? Orca, non mi ricordo. Non vorrei fare una cazzata. Ah, bisogna uscire. Sì, ok. Allora, cambiamo questa. Anzi, facciamo così, 7, 8, 9, 10, asso, facciamo finta, guarda che vecchio bluffatore, finished. Lei ne prende 2, non c'è problema, 7, 8, 9, 10, asso, sì, non ho niente. A questo punto, che cosa devi fare? Bet, spaventiamola, e molla, e vinco un sacco di soldi, $165. Molto bene, molto molto bene. Press button to continue. Botta di culo incredibile. Grande ancora, grazie tantissimo Luca GB 1976 per questo programma che, come vedi, è una miniera di divertimento. Ovviamente già il sito di Sovox l'è, ma così è super immediato. Per tutte le cassettine a colpo d'occhio, io dico tranquillamente che dopo questa serata, per merito tuo più che mio, diventerà de facto uno dei standard per chi vuole fare stream di cassettine su Twitch, quindi praticamente sono me. No, non è vero, ci sono tante persone che lo fanno anche con grande divertimento. Non riesco a seguire gli altri perché faccio già le cose mie, ma vedo ogni tanto che ci sono altri che fanno con impegno le cassettine dell'edicola e sono super felice. Bet, abbiamo una coppia di 9, quindi subito puntare a 25, proprio così. E purtroppo molla, se doveva essere un po' più cauto, vabbè. Manca poco e spoglieremo questa ragazza, questa specie di mutante senza senso. Ha in mano del basilico, sì. Ed è Michael Jackson, probabilmente. Sì, vai. Guarda, io ho 5. Oh, devo offrire il mio mantello. E rilancia 20. Va bene. E io vedo. Ma non è un cazzo, vai tranquillo. Stai tranqui. Vai tranqui. Lei ne prende 3. Io non ho assolutamente niente. Cosa farà lei? Stay o bet? Bettare sempre. 15. Lei vede, cazzo. Peccato. Non ho niente, quindi ha vinto automaticamente lei. Lei che aveva una coppia di 10. Beh, mi ha fottuto una coppia di 10. Mi sento veramente un coglione. E adesso è in vantaggio lei. Vai. Vischio. Il vischio, dai, non è il vischio? Non è trifoglio, è vischio, se no che Natale è? No? No, Abelnorkis, certo che l'avrei provato, è uscito 3 giorni fa. Allora, raise, subito, mi sono scocciato di questa vecchia biscazziera. Allora, lei rilancia 25, io rilancio 25, subito, così proprio. E devi proprio offrire la tua clocca. E vede, mortacci sua, ma quanto vede questa? Io punto al colore, ve lo dico, Le probabilità di prendere 2 carte sono praticamente nulle, quindi punto invece a un re e speriamo che venga qualcos'altro di fico. Vai, finished, vai. Lei prende 3. Io ho... coppia di Jack. Lei sta, tu stai ciccia, io invece guarda un po' che faccio, io betto, questa signora non ha 55, dai, è ancora super bomba, voglio dire, cioè, capito. Lei rilancia, e io vedo ciccia, con la coppia di Jack non mi faccio sfuggire questo ghiotto piattino, vediamo la tua incredibile, 5, 5, 9, no, 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 è entrata a doppia coppia.
Ma non ci sono, scusa, non ci sono non ci sono i cosi, scusa, ma i parto perché devo. I safe state, un emulatore ci avrà dei safe state, no? Se Babic vince abbastanza, ci vede il butt plug con la coda da coniglio. No, se volete però mi metto questo cerchietto di mia figlia, se è abbastanza kinky. No, like, no. Benissimo, con la forza del safe state vinceremo. Allora, 5, 7, 8, 10, asso, perfetto, benissimo. Ok, bet, subito 25, proprio senza pietà. Lei rilancia 25, non ha niente. Chiaramente, rilancio 25 subito, lei rilancia 15, benissimo. Call. Ok, a questo punto, 1, 2, 3, 4, 5, finish. Asso, asso porta sempre altri assi, no? 3, 6, 9, asso, asso, visto, matematico. Quindi adesso io vi dico bet e adesso stavolta io offro il mio top e lei molla. Vabbè, è andata così. Your pot, keep your clothes. Ah, devo spogliarmi io, ma stai scemi, benissimo. Che pena questo programma invece dell'Artworks, abbastanza. Ok, grazie. E a questo punto è il momento in cui salvare, giusto? Save quit snapshot image, ecco, qui ho salvato. Quindi se va male, che ce frega? Lei offre la sua mantellina, scommette 10, io rilancio subito 25, 20 così per confondere, lei rilancia 20, io rilancio 15 per confonderla. Lei vede, bene, abbiamo una coppia di due, direi che non c'è problema, è sufficiente cambiare questo e dovrebbe essere tutto a posto, giusto? Giusto. Bene. Lei ne cambia due, quindi ha sicuramente. E io invece ho una doppia coppia di re. Più cool che sentiment, come dicono in Friuli. Lei sta. Non mi piace tanto che lei sta. Forse dovrei. Facciamo così. Salviamo questa partita chiaramente vincitrice, proprio senza dubbio. Save quit snapshot image, ok. E poi diciamo bet. Vediamo se lei ha coraggio di rilanciare. Lei molla. Vedi, è un po' inevitabile. E ho vinto 165. Lucky, lucky, lucky. Attenzione, vediamo in che cosa consiste la fortuna di lei che si toglie la mantella. Sento una lontanissima musica. Lucky, lucky, lucky. Dio santo! No! Che schifo, cioè un mutante di deformato putrescente. Ma cos'è quella specie di enorme pomodoro di mare che spunta da dietro? Maria Vergine Santissima, mi pare la strano che ho vinto uno strip poker. È disgustosa sta roba. Farò sogni tutta la notte orribili. Ah, lei offre il top. Non so se è una cosa buona che offre il top. Vai. Mi sa che la chiudiamo qui questa puntata perché siamo veramente al disgusto. Last bet, ovviamente, call. Abbiamo 10. Ah, mi sembra avere di più figate. Invece no, solo una coppia di 10, un po' poco in effetti. Una schifezza. Vabbè, andiamo. Lei ne prende due. Avrà sicuramente Jacks or better. Io conosco i miei polli. Ok, bet, vai. I have to offer my nothing. Raise 25. Ormai sei fregata, te lo dico. Lei rilancia di 20. Io vedo. Tranquilli. Aveva una coppia di re. Vincere con una coppia di re è veramente scandaloso. I keep my clothes. Probabilmente si riveste anche. Ma io, visto che per la prima volta in anni sto usando un emulatore. No, ma Ark Suzu, questa è Maria Whittaker è la ragazza. Ma io ho una magia, cara Maria Whittaker, ho la magia del safe state con cui posso tornare indietro. Purtroppo ho fatto un errore. E il mio errore è stato quello di salvare in un momento del cazzo. Quindi ho completamente sbagliato tutto. Però ora che so che carte hai, posso droppare serenamente. Perdo poca roba. No, perdo un sacco di soldi. No, aspetta un attimo, ho sbagliato tutto. Load. Allora, non finished perché sappiamo che non è sufficiente.
Adesso dovrei barare guardando le carte che era 9, 10, 7. Quindi una coppia di 10 non basterà. Mi conviene a questo punto fare così. A posto. Sereno proprio. 2, 6, 7, 8, regge. Quindi neanche volendo. Forse potrei giocare sul 2, tenere un 2 e il 10. Proviamo così. Ma lo stesso non basterà secondo me. Però proviamo. Sempre ricarichiamo. Perché giocare puliti è importante. Teniamo il 2 che non c'era peraltro, quindi non serve un cazzo. E che cosa veniva? Non mi ricordo più che carte erano. Erano 2, 5, 7. Il 7, il 7. Teniamo il 7. Teniamo il 7. Esatto. Teniamo il 7 e i 2, 10. Behold. Esatto, doppia coppia. Così si lavora. Ok, quindi adesso noi sappiamo che lei ha una carta di merda, però in realtà in teoria se è vero il modo in cui funziona il poker, le ho sfasato le carte e non lo sappiamo. Scopriamo, è l'ultima mano che giochiamo, ragazzi, quindi all in, lei vede e lei giustamente ha la coppia di re, quindi my pot 260. Are you picking at my cards? No, I'm using save states. That's the smart way of picking at your cards. Tutti hanno paura della propria immagine, anche della propria immagine, della prossima immagine. Attenzione, prossima immagine. Non capisco nemmeno se è nuda o no. Cioè, non riesco a capire in questo momento se quella cosa che si intravede è un capezzolo o no. Non sono in grado di dirlo. Credo che non sia tecnicamente. Non lo so. Non capisco. Cioè, non capisco veramente se è nudo o no. Ci cioè, siamo a questo punto, eh. So solamente che gli hanno sparaflesciato un flash. Un'oliva scolare, suggerisce qualcuno. I'll have to offer my nothing. Un altro concetto abbastanza. Intanto, per sicurezza, salvo un'altra quick snapshot image. Perché qua sento profumo di scala, non so, raise. No, call. Tanto sta già offrendo il suo nothing. Quindi. Teniamo questo, questo e basta. No, ho sbagliato. Che ho fatto? Cosa ho fatto? A caso ho fatto un 5. Lei drew 2, lei sta, io sto anche. Vediamo se ha più di una coppia di 5. No. La sua mano è un 4-5-8 jack. Asso niente. Ha cercato di fare, penso, un colore. Your pot is 50. Hey, enough is enough already. Benissimo. Nuda e senza seno. Una mucca potrebbe morire con te, per te, come cantava appunto Alberto Fortis. Immaginarti nuda e senza seno è assolutamente uguale, non è cambiato niente, o sembra me, è cambiato qualcosa, l'oliva ascolana è più ascolana? Non ho capito, è successo qualcosa? Io giuro che non ho capito niente, mi sono distratto. Si capisce niente. Save quick shot snapshot così che devo fare? Non c'è niente, cioè non c'è mai niente. Stay so we hunt again. Va bene. Ah, in mutandine, scusami, non avevo visto. Devi premere spazio per vederla intera. No, veramente. Oddio santo, ma comunque continuo a non capire se è vestito o nuda, devo dire la verità. Cioè, un nip slip, cos'è sta roba? Cioè, è disumano, ma neanche ritoccare con un dithering fatto a mano, proprio una foto schiantata lì random con quattro colori. Che orrore, mamma mia. Un orrore terribile. Cosa c'ho adesso qui? Niente. Raise tutto, mi sono rotto il cazzo, basta. Veramente allucinante. È una di decompressione sbagliata dai pirati. Comunque, voi ridete, scherzate, ma il mio primo viaggio nel proibito fu Porno Movie. Beh, Porno Movie almeno era animato. Era una roba. Sento profumo di scala, ve lo dico, eh. E ne prende tre. Io ho una coppia di regine, più che sufficiente per vincere partite importanti. Quindi, bet, raise 25. Devo offrire il suo Santa Suite, finalmente. E vede, giustamente. Quindi, casana, coppia d'assi, porca puttana. Ma effettivamente ho chiamato la coppia d'assi e ce l'aveva. Vabbè, ragazzi, io penso che possiamo salutarci qua. Mi sembra. Hanno ricompresso male la grafica facendosi mangiare dal basic, mi dice che culo. Attenzione, questa cosa è molto interessante. Quindi tu dici che se gioco la versione originale non è così brutta. Però
Ma veramente? Cioè, i pirati hanno sbagliato? Che schifezza, basta, mi rifiuto di assistere a un simile scempio del corpo stesso di Mele Whittaker. Quindi, ma c'è anche normale, con questa grandissima frase, secondo me, di Kekule, che ci ricorda che comunque sta roba faceva abbastanza cagare. Quindi io ringrazio ancora una volta il nostro amico Luca Brocato che ha creato questo software Playdicola. Ringrazio ovviamente Sovox, il cui nome poveretto è nascosto dalla scritta Commodore Special, che mi metto, sto così, sto spostando tutto, non era quello che intendevo, ma me la metto qua. Ecco, guarda che bello, Commodore Special. Quindi vi saluto, è stato un mercoledì buffo e piacevole insieme. Ho scoperto che questo computer, nonostante abbia tipo 8 anni sul groppone, 9, riesce ancora a streamare senza grossi problemi a 50 fps, quindi è possibile che in questi giorni di quarantena, che non sappiamo ancora esattamente quanto durerà, è possibile che streameremo ancora, se non altro, il Commodore, perché a 50 fps se la cava grandemente. Quindi grazie Commodore, grazie a tutti voi. Lo stream maschile non è mai stato piratato, in effetti. Provate Play Edicola, vi ha messo il link più volte il buon Luca nella chat. Divertitevi, perché è un divertimento infinito. Poter zompare così di gioco in gioco e far partire l'emulatore istantaneamente è fantastico. Buonanotte, non so se c'è ancora qualcuno in grado di raidare da queste parti. So che dovrei farlo. Ciao Sovox, grandissimo Kinobisboch che usa Raid pezzo di nerd. Quindi vi saluto. Ciao ancora Sovox. Ciao Luca, ciao a tutti.